grazie. Fra 3 minuti entriamo, però con calma, facciamo prepartita con Morlino. Che... No, io non valgo niente. Si è mai fermato. Bene, allora siamo quasi pronti. Peppe, sì, un minuto e poi subito col prezzo. Ma quattro lanci? Non si capì, me lo danno loro. Tempo 2-3 minuti, ok, però intanto se ci sistemiamo. No, no, 2-3 minuti ancora. Un minuto, Musti, che devi fare? C'hai la sim bloccata. Presta il nome Pierpaolo, giusto? Paolo. Ok, sono chiamato in Italia un po' Africa. Sì, ok. Tu muoviti così fai vedere tutti gli sponsor. Ed ora spazio alle formazioni che tra qualche minuto scenderanno in campo in questa finalissima, cominciando dall'Italian Coffee Petrarca, calcio 5. Con il numero 1, Andrea Bastini. Con il numero 2, René Soares Ortega. Con il numero 3, Alessandro Basso. Con il numero 4, Andrea Terenzi. Con il numero 6, Arnaldo Augusto Rodriguez Pereira. Soltanto 7, un anno fa si giocavano la Coppa Italia di Serie C. Oggi, come se il tempo non si fosse mai fermato, Virtus Aniene e Petrarca Padova sono ancora qui, ma stavolta è la Coppa Italia di Serie B. Buonasera e buon futsal da Peppe Di Giovanni e Alessio Musti, che vi racconteranno la finale di Coppa Italia di Serie B con un Petrarca Padova che ospita il torneo, l'ho ospitato qui al Palamozzano e ritrova la stessa avversaria della finale dello scorso anno in Serie C, ossia i laziali della Virtus Aniene, che hanno avuto un cammino abbastanza complicato, così come il Petrarca, una coppa equilibratissima, ma sono arrivate forse qui le due squadre migliori. Senza alcun dubbio la finale che era più preventivabile all'inizio di questa manifestazione, anche se abbiamo visto ieri faticare le due squadre, in particolar modo il Petrarca che ha avuto la meglio di un Cobà veramente in grande scontro, solamente calci di rigore. Un Petrarca Padova che ha dovuto ricorrere ai tiri di rigore per liberarsi del Cobà, tiri di rigore che sono stati un po' il leitmotiv della competizione, dato che in 3 casi su 6 dai quarti di finale siamo dovuti ricorrere ai tiri di rigore, che sono anche serviti nella prima partita della Virtus Aniene, che si era liberata della Bernalda battendo ai rigori la formazione che l'aveva fermata sul 2-2 nei 40 regolamentari. È una manifestazione molto equilibrata, giochi gare intense in pochissimi giorni, recuperare le energie psicofisiche è fondamentale. Oggi infatti le due squadre, abbiamo parlato con i tecnici, le abbiamo viste con dei giocatori non in perfette condizioni, proprio per il motivo che dicevamo, che in 3 giorni si devono giocare una manifestazione così importante.
E allora io do la buonasera e il benvenuto a Francesco Puma, che ci porta immediatamente subito un ospite. Buon lavoro Francesco. Buon lavoro anche a voi ragazzi. Paolo Morlino, presidente dell'Italian Coffee Petrarca, è teso? Sicuramente sì. Presidente, ha fatto un ottimo lavoro qui in società. Poche settimane fa ha portato Riccardinho in questo palazzetto. Ora una grande organizzazione per la Final Eight di Coppa Italia di Serie B. Vincerla sarebbe un coronamento di un ottimo lavoro. Sì, grande sforzo organizzativo. Siamo molto contenti. Siamo certi di avere offerto un ottimo servizio. E sicuramente se ci fosse anche il risultato sportivo favorevole sarebbe il coronamento un po' di tutto questo. Già promosso in Serie A 2, ricordiamolo che il Petrarca Padova ha disputato per tanti anni la Serie A. Ora l'Italian Coffee Petrarca, che ambizioni ha per il futuro? Ma cerchiamo di affrontare il campionato di Serie A 2 con lo stesso spirito di quest'anno, cercheremo di vincerlo per riportare la città di Padova in Serie A, dove come hai detto tu siamo stati per diverse stagioni. Grazie presidente Paolo Morlino, Peppe a te. Il presidente Morlino che ha organizzato anche la scorsa Final Eight di Serie C, chiaramente il Petrarca Padova che grazie, si iscriverà alla prossima Serie A2. È una squadra che ha i mezzi sia economici che tecnici per poter fare una scalata, per esempio, uguale a quella che ha fatto il Maritime, che è arrivato in Serie A in due anni. Spesso si paragonano queste due squadre, forse oggi il Maritime ha qualcosa in più. Detto questo, il lavoro che si sta facendo qui all'Italian Coffee Petrarca Padova è un lavoro a lungo raggio, ha un'ampia programmazione e ci sono delle leggende in campo comunque quest'oggi. Sono percorsi, come dicevi te, abbastanza diversi rispetto al Maritime e al Petrarca. In questo momento bisogna dire che il Petrarca ha fatto una squadra per vincere oggi, con questi giocatori per vincere oggi e salire di categoria. Il prossimo anno già dovrà rivedere qualcosa nel caso dovessero andare anche subito al primo tentativo in Serie A. Senza alcun dubbio la rosa andrebbe ancora ulteriormente rivista. Il Maritime ha fatto un progetto anche più ad ampio raggio, con giocatori anche di interesse giovani e di interesse nazionale. Le squadre sono praticamente pronte a entrare in campo, fra poco è tempo ancora di futsal super spot. Sanna che però ha avuto problemi fisici per tutta questa Final Eight, oggi è stato provato per tutto il riscaldamento, non partirà nei 5, probabilmente stringerà i denti. Sono 37 i gol segnati da Sanna nel girone E, quello in cui la Virtus Saniene è prima e però deve vincere ancora una partita contro una fra Mirafin e Brillante per cercare di ottenere la promozione in Serie A2, un obiettivo alla portata di una squadra che anche in lizza è in corsa in Coppa della Divisione, dove affronterà il caos nei quarti di finale. Sanna è un giocatore fondamentale, lo sarebbe anche in una buona Serie A come marcatore, lo dimostrano quasi 40 gol fatti in questo campionato. Senza dubbio, se dovesse mancare del tutto sarebbe un disastro per la squadra romana. A mezzo servizio già potrebbe dare una grande mano, visto che oggi più che di correre, perché non sarà una partita dal punto di vista di intensità fisica, ma è una partita di giocatori da tutte e due le parti con la giusta esperienza, e una finale è sempre una partita che va presa con le molle. La chiave l'hai già data tu, il Petrarca attacca alla grande, ha giocatori di grande nome, di grande storia, probabilmente il ritmo e l'intensità difensiva non è il mestiere della squadra di Giampaolo. Credo di no, ma lo sapesse anche la società mentre costruiva questa rosa, tant'è vero che probabilmente ieri la chiave contro il Cobà è stato che il ritmo alto tenuto dalla squadra marchigiana ha messo in difficoltà la forte squadra veneta dal punto di vista tecnico e tattico, dal punto di vista dell'intensità fisica della corsa sicuramente lascia qualcosa a desiderare. Abbiamo visto in sovraimpressione la formazione del Petrarca Padova, che schiena davanti a Chinchio, ex portiere del Latina, un quartetto di movimento con Arnaldo che ritrova il campo dopo la squalifica in semifinale con il Cobà. Con lui ci sono Basso, Foglia e Maina, esclusi dalla lista dei 12 di Gao, molto utile nella semifinale di ieri, e il giovane Bottin. In panchina ci sono Gastaldello, che ha avuto tanto spazio in campionato e in questa competizione, Marchese, e con lui Kleber, il capitano storico del Padova, Turiaco, Terenzi, Ortega e Bastini, anche grandi nomi nei sette che stanno fuori per il Petrarca Padova.
ma l'abbiamo detto più volte, la squadra costruita per stravincere questa categoria, lo ha fatto e adesso si sta anche tentando di aggiudicare la Coppa, quindi è una squadra che non ha bisogno di presentazioni, sono nomi eccezionali, parliamo di Pallone d'Oro, di giocatori che hanno fatto veramente molto bene anche in Serie A fino alla stagione passata, quindi non c'è altro da aggiungere rispetto al fatto che oggi è il terzo giorno di tre gare molto impegnative e potrebbe essere questo un fattore per la squadra veneta. 49 punti per il Petrarca Padova, due giornate dalla fine, già matematicamente promosso in Serie A2, 6 punti di vantaggio sul Mantova che non potrà più raggiungere il Padova che ormai ha salutato la categoria negli ultimi match, ha anche un po' rallentato nell'ultimo ovviamente col Vicenza in campionato, promozione già ottenuta l'11 marzo, risponde la Virtus Aniene con un quartetto di movimento davanti a Blasim formato da Taloni, Mike Guerra, Milani e Beto in panchina. Come vi abbiamo annunciato, c'è Sanna insieme a Medici De Filippis, i due fratelli Filipponi che sono due giovanissimi, nel caso di Dario veramente giovane, classe 2000, uno dei giocatori più interessanti in prospettiva, con lui c'è anche Colocci, insomma tanti romani e tanti prospetti che possono far bene in futuro. Chiude il roster dei 12 cittadini. È una società che ha sempre lavorato con i giovani, l'ha fatto sempre ad altissimo livello, offre al momento nelle nazionali giovanili spesso e volentieri tanti, tanti ragazzi, Filipponi su tutti, ma ce ne sono molti altri, sono quelli che anche in questa Coppa stanno molto ben facendo e ci fa ben sperare anche per quello che è il panorama nazionale, dove noi tutti dobbiamo anche attingere da società del genere che bene stanno facendo nei settori giovani. Ricordiamo che per la prima volta la Final Eight di Serie B è stata strutturata con 28 triangolari, si è partiti veramente da lontano, la Virtus Aniene ha dovuto superare peraltro tante squadre pericolose nel suo girone, dalla seconda alla quinta le ha battute praticamente tutte e poi il percorso è stato tortuoso anche in questa Final Eight, dicevamo del 2-2 con la Bernalda, ieri grande affermazione contro il Real Cornaredo, vittoria 6-2 con un secondo tempo straripante della formazione laziale, ovviamente del tecnico Baldelli, mentre ovviamente il Petrarca Padova è allenato da Giampaolo, un Giampaolo che ha un passato anche in Serie A. Sì, Luca Giampaolo è un passato in Serie A, è sempre stato un allenatore nelle categorie un po' più basse, vincente, ha vinto tantissimo in Serie A, ha fatto delle buone stagioni e qua forse è dove riesce a dare il meglio, il suo contributo dal punto di vista tecnico-tattico, allenatore romano con una grandissima esperienza e anche un ottimo palmarès, non a caso adesso riesce a annoverare un'ulteriore vittoria che è quella del campionato della sua categoria, adesso proverà senza dubbio anche ad alzare questa coppa. Gli arbitri della sfida sono tre insieme al cronometrista, 3+1 come capita sempre nel format delle finali della divisione calcio a 5, Adriano Sodano di Bologna, Massimo Seminara di Palermo, Andrea Colombo di Modena, al crono Andrea Dalla Costa di Schio. Palagozzano pieno così come è stato per tutti i tre giorni di questa competizione, la risposta del pubblico di Padova è tanto, c'è da dire che il Veneto, a prescindere da quello che accade in Serie A dove Luparenza e Camedosson sono tra le migliori squadre in assoluto, è un movimento ed è una regione su cui il futsal ha messo le radici già da tantissimo tempo. Hai perfettamente ragione, il Veneto ha sempre risposto in tutte le categorie, in tutte le manifestazioni. Abbiamo avuto la fortuna di venire a commentare le finali Scudetto, Coppe e in questo momento anche una finale di Coppa di Serie B. Non a caso è pieno questo palazzetto, c'è seguito. Il presidente Morlino ha molto ben fatto dal punto di vista della propaganda perché riesce ad avere il palazzetto pieno oggi con una finale ma anche in generale quando la sua squadra gioca la partita di campionato. L'inno del futsal accompagna l'ingresso in campo delle due squadre con Sanna Morais de Assis Rafael che guarda il cielo aspettando un segnale che possa dargli la possibilità di entrare in campo per poter cambiare il match. Adesso però è tempo dell'inno di Mameli.
parte con Lucas Maina, pivot strepitoso del Latina, ha segnato tantissimi gol con quella maglia, ha sempre giocato un po' abbandonato in attacco, cioè tre dietro e lui a giocare da pivot e a fare la sponda sfruttando il suo sinistro. In questo Petrarca Padova sarà ovviamente anche il cambiamento di categoria, ha un po' anche arretrato il suo baricentro soprattutto in questa Final 8, giocatore comunque totale, è un lusso in Serie B. Assolutamente, grandissimo lusso in Serie B che si può permettere il Padova e poche altre società, pivot di riferimento che in Serie B riesce anche a svariare, andarsi a cercare il pallone da altre parti proprio per essere più coinvolto. In Serie A avrebbe avuto e ha avuto un po' più di problemi proprio perché doveva fare da riferimento per le squadre, ma non a caso Chinchio, Terenzi, Maina sono giocatori provenienti da Latina che hanno già avuto anche mister Giampaolo come riferimento. Questo vuol dire che lì Luca Giampaolo ha lasciato buona traccia per portarsi dietro anche questi giocatori che hanno ben fatto alla team. La stella assoluta ovviamente Adriano Foglia, non più il fisico di una volta, ma lo scorso anno campione d'Italia con la Luparense, giocatore di talento strepitoso, giocatore dal curriculum infinito, ha vinto anche la UEFA Futsal Cup con la camisetta del Montesilvano, in Italia con le maglie dell'Augusta, dell'Arzignano, ha vinto praticamente ovunque, giocatore che in qualsiasi momento può inventare la giocata che cambia la partita. Un giocatore che finché vuole stare dentro il campo lui determina, da fermo in qualsiasi zona può spostare l'equilibrio quando decide lui e come decide lui, ha una dote, ha una qualità innata, se la porterà finché vorrà scendere in campo. È ovvio, in Serie B, in Serie A2 avrà molta più facilità oggi, anche se è campione d'Italia, da un anno fa era campione d'Italia con partite dove è stato determinante, quindi questo lascia un po' il tempo che trova, però è un giocatore che ancora oggi ha una grandissima dote. A dimostrazione anche della fame, non solo della dote di Foglia, ieri dopo la semifinale col Coba era quasi in lacrime, per lui una finale di Coppa Italia di Serie B è quasi uno scherzetto rispetto a quello che ha giocato e che ha vinto in carriera, dato che è stato protagonista anche nei mondiali e dell'Europeo del 2003 vinto a Caserta e Aversa dalla nazionale italiana. Sei un nome, quindi non puoi permetterti di affrontare un campionato senza essere altamente motivato. Giocatori che ancora vogliono, a quest'età o comunque sono abbastanza grandi da voler continuare a stare in campo, vogliono starci per primeggiare, quindi sono giocatori che trovano motivazioni innate dentro di loro, lo dimostra il fatto che per lui una finale di Coppa Italia Serie B oggi equivale al pallone d'oro alzato nel 2004. Il 5 fra Mike Guerra e Taloni, Mike Guerra arrivato con Blasim nel mercato invernale per la Virtus Aniene, a tanta corsa la Virtus Aniene che ha in Taloni uno dei giocatori più talentuosi senza dubbio. È un giocatore molto interessante, purtroppo è arrivato un pochettino grande all'età, quasi 30 anni, ma è un giocatore che secondo me va tenuto in considerazione non solo per la Serie B, non me ne voglia la Virtus Aniene, ma è un giocatore di interesse anche per categorie superiori, che sia anche la 2 o addirittura la Serie A. Abbiamo parlato di Ricardinho con Francesco Puma, uno che ci ha giocato con Ricardinho con la maglia del Portogallo, ha dato il calcio d'inizio, Arnaldo che si appoggia su Adriano Foglia. Lo sguardo verso il Russo Maina che viene anticipato da Guerra, doppio tocco con Taloni che sporca il pallone sul Foglia, si riparte dal rinvio dal fondo di Blasimme, portiere che ha vestito la maglia della Lazio, Blasimme che si appoggia proprio su Milani, chiama palla Guerra, Milani prima per Taloni, adesso ancora Mike Guerra che riparte da Milani. Servizio in direzione di Beto che può scatenare il suo mancino, si riappoggia a Milani e allora circolazione del pallone della Virtus Aniene che adesso rischia un po' con la verticalizzazione. Maina va a pressare alto, poi Milani cerca di cambiare gioco su Guerra che la mette giù con grande calma, prova mai Guerra in faccia a Chinchio che in due tempi la tiene. E abbiamo visto subito l'approcciare il Petrarca in pressing, adesso una ripartenza da parte di Foglia. Eccolo Adriano Foglia che viene affrontato da Beto. Provare a pressare, comunque non dare facilità di manovra alla Virtus Aniene e poi appena saltata la prima linea ripiegare a metà campo. Questo sarà secondo me il motivo di gioco dal punto di vista difensivo della squadra di Giampaolo, quella di tentare di sporcare il gioco alla squadra romana per poi ripiegarsi e raggrupparsi bene a metà campo. Lucas Maina tocca dietro per basso, adesso Arnaldo, palla in fallo laterale. Ieri con il Coba abbiamo visto una marcatura praticamente a uomo con Mazzoni che ha francobollato Maina contenendolo alla grande. Forse l'Aniene non ha un giocatore dalle caratteristiche di Mazzoni, ossia uno fisico che può tenere Maina su quel fondamentale,
Tu cosa faresti? Una marcatura uomo oppure cerchi di aspettarlo? Maina cerca spesso la sedia sul difensore, ma Zoni l'ha tolta per tutta la partita ieri. Dipende cosa vuoi fare, la Virtus Aliena ha un'identità sua e chiara ed è, credo sarà difficile che andrà a snaturarsi per questa gara. Hanno convinzione del loro sistema di gioco, ha sempre ben portato sia in campionato e sia in questa coppa. Credo che non andrà ad adattare qualcosa di specifico su Maina, se non il miglior marcatore o comunque il più esperto che potrà limitare le azioni del forte giocatore argentino. Ricordiamo il regolamento: a differenza delle partite dei quarti e delle semifinali, in questo caso se si dovesse pareggiare all'interno dei 40 regolamentari si ricorrerà a 5 minuti di tempi supplementari, ovviamente due tempi da 5 prima dei tiri di rigore al meglio dei 3. Calcio d'angolo per il Petrarca Padova, il ritmo non è altissimo, fase di studio. Sì, e Beto su Foglia si è fatto sorprendere in un paio di decisioni cercando di anticipare la giocata di Foglia, cosa complicatissima che ha portato a questo calcio d'angolo del Petrarca. Arnaldo mette ancora fuori per Foglia di sinistro, la piazza perfettamente con un colpo dei suoi, stecca da biliardo, 1-0 Adriano Foglia. Il calcio d'angolo era un po' messi male in questo caso la difesa romana, non si è passata velocemente, se lascia un pallone a 8-10 metri a Foglia con capacità di cercare l'angolino, lui lo trova, così ha fatto 1-0, l'azione nasce da un possesso palla del Petrarca che poi porterà questo calcio d'angolo che porta in vantaggio la squadra veneta. Beto, Taloni, vediamo come reagisce la Virtus Aniene. Guerra si accentra su Foglia, poi Beto verticale su Milani, dentro per Taloni che ha provato un controllo in movimento, era una buona idea quella di Taloni, coefficiente di difficoltà altissimo, palla che si spegne in fallo laterale, 2 minuti sono passati, è già in vantaggio l'Italian Coffee con il gol di Adriano Foglia. Può provare a innescare Ruso Maina, poi si accontenta di passare da basso un po' l'equilibratore insieme a Terenzi ad Arnaldo della formazione padovana, basso ex giocatore dell'Augusta, tanta esperienza per lui, giocatore che dà grande equilibrio alla squadra. E ce ne vuole con gli altri 3 giocatori che sono in campo in questo momento, bisogna dare equilibrio non solo tattico ma anche di corsa, visto che comunque a Foglia, a Maina puoi chiedere molto ma non di correre soprattutto quando c'è da difendere, in questo basso deve coprire un po' tutti i suoi compagni. Foglia dentro per Arnaldo, si affaccia Maina, finta del Ruso, ancora il Ruso, la palla resta lì, Maina in mezzo a 3, Maina la tiene, poi Foglia limite, calcia quasi addosso ad Arnaldo, finisce l'inerzia dell'azione ma si ripassa dal Ruso. Dietro per basso, ce l'ha raccontata anche ieri la storia del Ruso Lucas Maina, lui che cambiò quartiere in Argentina e nel quartiere dove viveva precedentemente veniva chiamato Ruso da tutti gli altri, è rimasto per sempre questo soprannome che si è portato per tutta la carriera. Arnaldo sinistro, trova Blasim in uscita bassa, il Petrarca in questo momento è assoluto padrone del campo, 1-0, tanti scambi alle corde l'Aniene. Ha approcciato con forse un po' di timore, sia perché sta giocando una finale, sia per quello che ci dicevano prima, non le perfette condizioni fisiche di alcuni giocatori, però in ritardo in tutto il possesso che ha il Petrarca, quindi quando sei in ritardo su un pallone gioco forza, mentre passano le varie trasmissioni arrivi sempre dopo e questo determina le conclusioni che sta avendo il Petrarca Padova in questo momento. Dopo neanche 4 minuti è stata pericolosa 2-3 volte oltre al gol di Foglia. Va a battere l'out Arnaldo che appoggia su basso nuovamente Adriano Foglia che può trottellare e puntare Taloni. Foglia lo sfida e non lo salta, poi Beto, quasi al limite Beto, se la porta sul destro, il salvataggio quasi sulla linea di basso, c'è Arnaldo, lo accompagna Maina sulla verticale, eccolo Lucas Maina, sinistro, Blasimme. Prima interessante ripartenza da parte della Virtus, bravo Taloni a chiudere la fascia in questo caso, perché probabilmente, non lo so se è una tattica di principio da parte di mister Baldelli, chiudono la parte di piede di Maina che è mancino, quindi è venuto a prendere il pallone da questa parte, Taloni l'ha chiusa, è riuscito a riconquistare il pallone, fare un'ottima ripartenza e una buonissima occasione per la squadra romana. Tanti giovani nella Virtus Aniene ma anche un giusto mix con l'esperienza, c'è Beto, c'è Milani che è una delle colonne della formazione romana. Permettimi di spendere 2 parole su Francesco Milani, che qui offre un pallone buonissimo per Beto, e su Mirko Medici, 2 giocatori che ho avuto
il piacere e la fortuna di trovare durante la mia carriera, prima da giocatore e anche da allenatore con Mirko Medici, due ragazzi splendidi, professionisti esemplari. Se anche oggi sono qui dopo tanti anni, Mirko non è grandissimo, ma Francesco un po' di più, a giocarsi un'altra Fine Coppa vuol dire che oltre a essere bravi giocatori sono splendidi professionisti. Lo abbiamo sentito nelle prepartita, adesso all'opera a tutti gli effetti Francesco Puma a bordo campo. L'ha nominato il nostro Alessio Medici, il nostro Alessio Musti, dunque dentro adesso Mirko Medici, il primo cambio per l'Aniene, dentro anche Cittadini, si sta scaldando. Tacco del Ruso e traversa clamorosa da parte di Terenzi e la sua giocata l'ha fatta mille volte con Avellino, stavolta sceglie Terenzi perché Avellino non c'è più e gioca nel caos, ma comunque continuano i colpi di tacco del Ruso. Si sta scaldando anche Sanna, che però per il momento non sembra intenzionato ad entrare, lo avete già detto voi, non è al meglio, non ha giocato la semifinale, i quarti di finale, ha giocato soltanto 5 minuti, ma vediamo se sarà della partita o meno oggi. Ricordiamo 37 gol nel girone E di Serie B per l'ex giocatore dell'Orte, uno che vede la porta come pochi, hai detto sarebbe anche un ottimo cannoniere di Serie A. Basso si è staccato, Maina come sempre che allunga la squadra con un 3-1. Gastaldello, prodotto del vivaio, giocatore padovano che ieri è partito addirittura in quintetto contro il Coba. Maina dentro per Gastaldello, può gestire il pallone, guadagna il fallo laterale per il Petrarca Padova. 5 minuti 7 secondi di gioco, 1-0 Padova, ha segnato Adriano Foglia. Gastaldello, l'altro giocatore tenne sotto controllo, 96, quindi ragazzo giovane che quest'anno si è affacciato in Serie B, il prossimo anno già con una categoria superiore potremo vedere le qualità di questo ragazzo, sicuramente già tra i giocatori di interesse da parte di mister Giampaolo. Blasime lancia il pallone in una zona scoperta, la palla si perde completamente nel nulla e la rimessa laterale è per il Petrarca Padova con Terenzi che si appoggia a basso. Gastaldello, Terenzi, ancora Gastaldello, ringhiato alto da Milani, il pallone resta lì, poi pallone spazzato via, era stato Cittadini a dar fastidio all'azione, vari cambi, girandola di cambi con Medici in campo insieme a Cittadini, eccolo Sanna, vediamo come si muove in questi primi minuti in campo, Medici, Milani, Cittadini. Si ripassa da Milani che aveva calciato lungo, il forcing di Ortega che ieri ha giocato pochissimi minuti contro il Coba, confermato nei 12 con il sacrificio di Dicao, molto utile nella partita contro i marchigiani. Ortega però è la vera alternativa alla potenza di Maina davanti. Eccolo Ortega, Gastaldello, basso, largo a destra c'è Terenzi, basso. Pilota il pallone, lo scarica su Ortega che ricomincia da Terenzi, tiene vivo Terenzi per basso, Sanna lo chiude, si prende anche il fallo, è il primo della partita, chiede il giallo Sanna, non arriva per basso che confabula con il direttore di gara. Dai movimenti Sanna, ci sembra in una condizione quantomeno accettabile per giocare questa finale. E vediamo, nei momenti morti della partita cerca un attimino di capire lo stato fisico, fa delle prove, è un giocatore troppo importante per questa squadra, se vogliono avere velleità per cercare di alzare questa coppa serve, se non il miglior Sanna, serve comunque che il giocatore stia in campo qualche minuto. Bordo campo, Francesco Puma. Con il Petrarca dalla panchina gli hanno detto appena rientra Maina rientrerai anche tu. Giocata di prepotenza di Cittadini dentro e quasi va a fare da difensore Guerra, riparte Terenzi con sulla sinistra Ortega affrontato da Sanna, rimessa per il Padova. È quello che diciamo nel prepartita, probabilmente Milani è il giocatore per esperienza e per qualità deputato a limitare le giocate di Maina. Ortega se... al limite può appoggiarsi dietro su Arnaldo. Passa centralmente da basso ancora su Ortega, nel primo controllo non benissimo, poi ricama ancora su Terenzi. Addormenta un po' il ritmo il Petrarca Padova, ovviamente qui si gioca nel quartier generale del Petrarca, un'istituzione a vari livelli e in tanti sport, principalmente nel rugby. Occhio a Ortega,
Lo guarda Guerra, Ortega, buono il lavoro, però non riesce a cambiare gioco, deve ripassare addirittura da Chinchio, che chiama a sé il movimento lungo di Ortega, stop perfetto di Ortega, che la tiene lì agganciandola e può ricominciare, possesso palla infinito della formazione in maglia nera. Arnaldo, uno contro uno con Cittadini, che gli va a sporcare la palla, lanciato Sanna in campo aperto, Sanna! Scivolata di Terenzi, provvidenziale, che vale quasi un gol, palla in corner. E questa è una giocata che non bisognava forzare, la Virtus Aniene sta cercando questo tipo di partita, lo sta facendo bene, è la seconda ripartenza che fanno in maniera pericolosa, bravo nel recuperare un'occasione che Sanna si era procurato grazie all'aiuto di Cittadini, che è riuscito a ripartire velocemente verso la porta avversaria. Battuto il corner in questo istante con il destro da fuori, sporcato, ci ha provato sbucciando un po' il pallone Mirko Medici, che adesso ricomincia da Milani, ancora Medici, scambiano i due veterani, Milani sbaglia la verticalizzazione, Arnaldo stoppa, Arnaldo finta, non passa su Guerra, Sanna può spezzare il raddoppio con la sovrapposizione di Guerra, Sanna abbattuto da Kleber, che probabilmente verrà ammonito al termine dell'azione, sinistro di Guerra, Sanna si lamenta con l'arbitro, non viene fischiato il cumulativo, forse è stato Sanna a franare addosso a Kleber. Abbiamo rivisto nelle replay tante lamentele in panchina e in campo per la Virtus Aniene. Vediamo adesso nel replay cosa è successo. Probabilmente gli arbitri hanno giudicato che Sanna ha proseguito la corsa e si è lasciato andare, l'unico motivo per cui non abbiano dato il cumulativo. Lo rivediamo con l'ausilio della nostra regia. Sì, è Sanna. Kleber si frappone e scivolata. Sanna poi lo va a calpestare in caduta. Mentre questo sì che è fallo. Terenzi si lamenta con l'arbitro. Credo sia stata una decisione giusta, se è questo il metro che andranno a prendere adesso i due arbitri per tutta la gara, è una scelta corretta. Mentre continua il siparietto fra il direttore di gara di Modena, Colombo, che riprende più volte Baldelli, il tecnico della Virtus Aniene. Sanna di tacco indietro, sinistro di Milani, che appoggia un cioccolatino in direzione di Chinchio. Sicuramente a livello difensivo è il Petrarca Padova più convincente che abbiamo visto in questi tre giorni. È partito tutto giovedì con la vittoria sul Genova, con un inizio molto difficile nonostante il 2-0 in vantaggio, due tiri e due gol per il Petrarca, almeno 10 occasioni per i liguri, con un Chinchio chiamato agli straordinari. È pronto a rientrare Beto, Foglia nasconde il pallone, Foglia di sinistro, si stava inventando un'altra magia. Applausi per lui. È qui un'istituzione, un idolo assoluto, e in questa giocata c'è stata una buona marcatura, un tiro un po' velleitario che Blasim ha accompagnato fuori. Taloni, Guerra cerca di innescare, Taloni chiude, Lucas Maina a bordo campo, Francesco Puma. È rientrato in panchina Sanna, che ha parlato con Baldelli, gli ha chiesto come stai, ha detto un po' di fastidio ma riesco comunque a giocare. Palla dentro a cercare Beto, che si gira, Beto non ha spazio però per calciare, Kleber lo chiude esultandogli in faccia, Kleber presente praticamente su quasi tutte le fotografie e gli striscioni dell'impianto del Palagozzano, capitano storico del Padova, giocatore ormai simbolo della formazione in maglia nera. Fa battere l'out la Virtus Aniene con Guerra che si stacca, c'è anche Milani che può ricevere. E diciamo anche giocatore di assoluta sostanza dentro questa squadra, che è vero che annovera grandi campioni, ma poi bisogna avere anche chi realmente fa le fatiche, sia marcatura, sia difensive, sia nel tenere anche, come dicevi te, se oggi il Petrarca sta difendendo un po' meglio è anche perché viene registrata Occhio bene la difesa. A Beto che cercava Guerra, interviene Terenzi, adesso Milani, si è mosso Guerra, si ripassa da Beto. Kleber in gol è fondamentale nel match di ieri contro il Futsal Coba, subito in vantaggio i marchigiani con il gol di Jack Lamedica, altro giocatore italiano che ha fatto benissimo in questa Final 8 e che ha già in A2 col Pesarofano, quando ancora si chiamava Pesarofano, lo scorso anno aveva fatto molto bene vincendo anche la Coppa Italia di Serie A2 oltre a ottenere la promozione in Serie A. Maina finta, passa di forza, Maina contro tre, sbraccia, non c'è fallo, Beto può ripartire,
a sostegno Taloni, Veto sinistro contrato, Taloni tiene vivo il pallone e salvo la rimessa laterale che col flipper sarebbe diventata del Petrarca. Buone notizie per la Virtus Arena riguardo Sanna, buone notizie anche per noi perché un giocatore così competitivo alza la qualità di questa finale, non l'abbiamo visto male nella... Occhio al 3 contro 2, Terenzi dentro per Maina, si frappone Guerra che aveva sbagliato in fase di impostazione, adesso si allungano un po' le maglie, Maina con la punta del piede mette in fallo laterale, rientra Cittadini. Non l'abbiamo visto male rientrando in campo, devo dire, Sanna, anche se controllava spesso o non dava accelerazioni brusche o comunque stava attento nel cercare di capire soprattutto il proprio corpo se rispondeva bene alle sollecitazioni. Lo scorso anno il Petrarca Padova vinse la finale di Coppa Italia di Serie C contro una Virtus Agnene che aveva ottenuto la promozione in Serie B vincendo tutte le gare di campionato, una cosa mai successa nella storia. Poi perse quella finale, unico neo di una stagione pazzesca dell'Agnene dello scorso anno. Cittadini viene puntato, anzi punta lui Ortega e si prende il fallo, il calcio di punizione. 11 minuti sono passati sul cronometro che ci ha messo un po' per ricominciare a scorrere. In questo caso Sanna prova a toccare con Ortega che lo chiude, Ortega e Sanna lottano con l'intervento di Beto, Sanna punta foglia e guadagna la out. Le squadre stanno denotando già un po' di stanchezza dovute a questi primi 11 minuti, quindi questo ci fa un po' capire che, a quello hanno, che è successo. Hanno accusato in questi giorni e le abbiamo viste già allungarsi ogni tanto e arrivare in ritardo su qualche contrasto. È un dato di fatto per il momento, vediamo se è solo dovuto a questo momento di gara o se sono già le scorie di questi due giorni attaccati dai quarti di finale e semifinale. Rimessa laterale per la Virtus Agnene, Sanna molto determinato in campo, va a battere l'out, Sanna insieme a Beto adesso in campo, quindi Virtus Agnene che ha i suoi due alfieri offensivi per provare a dare fastidio al Petrarca Padova. Taloni di tacco, Cittadini guadagna l'out. Molto più ordinato il Petrarca Padova in questo finale, in questa finale rispetto a quello che abbiamo visto nei due giorni precedenti. Finita poi 5-2 la partita dei quarti di finale con il Futsal Genova, bordo campo Francesco Puma. Tra poco dovrebbe essere time out per l'Agnene, chiesto in questo istante, sì. Cittadini. Poi Sanna prova a passare in mezzo a tre, abbattuto da Ortega, quarto fallo del Petrarca Padova. Non ne ha commessi la Virtus Agnene, questo è un fattore, Sanna continua a procurarsi falli. E adesso time out per la Virtus, probabilmente per dare alcune spiegazioni su come attaccare bene la squadra. Lo sta facendo, levato l'impatto della gara i primi 2-3 minuti, adesso la squadra romana è in gara completamente, ha costretto a 4 falli il Petrarca Padova che si sta difendendo bene, ma come abbiamo detto pochi secondi fa arriva in ritardo su alcuni palloni e questa è la dimostrazione con questo fallo fatto. Palla qua, se scendiamo, alleniamo da un lato, ok? Se scendiamo, questo che marca questo, se questo scende e quest'altro parte, non ci seguono mai con l'allineamento, mai. Se creiamo superiorità da un lato, non ci seguono mai con l'allineamento. Dobbiamo creare, Rafa, allineamento da un lato e andiamo nello spazio, pure uno, due e partiamo. O questo scende, senti, aspetta Francesco, questo scende... Ok, questo scende e questo parte sulla palla che transita l'opposto dei partiti. Facciamo l'opposto sempre. Facciamo due volte, facciamo okay, due Adriano passaggi. Il prima lo lascia e lo prende questo. Dopo Adriano rimane da solo sulla fascia. Okay, mettiamo la sopra di interpretiamo perché la lavagna si è vista poco, probabilmente vogliono cercare di prendere alle spalle attraverso dei palloni in diagonale, credo, perché vogliono portare tre giocatori, l'allineamento presumo sia cercare di portare i giocatori da un lato e prendere alle spalle la difesa del Petrarca. Francesco Milani dava delle su Adriano che lascia e cambia l'uomo, probabilmente l'uomo da prendere alle spalle è Foglia che delle volte si lascia alle spalle il proprio avversario per cercare di consegnarlo o comunque di fare un cambio di marcatura. Questa è l'indicazione sul time out. 4 falli a 0, 8 minuti, probabilmente potrebbe diventare un fattore a discapito del Petrarca Padova. Vediamo come continuerà la partita, però ci sarà ancora da tener conto dei falli. Che leadership di Milani che interviene sul time out dando anche lui indicazioni. Beto può andare col suo sinistro, finta ed è Taloni, è uno schema, Beto da solo calcia su Chinchio, può ripartire
Turiaco che riconsegna il pallone a Blasim. Rotazioni per il Petrarca Padova che adesso si presenta con lo Turiaco. Mamma mia, cosa stava facendo Blasim? Quasi dalla porta stava trovando uno di quelli che sarebbe stato il gol dell'anno. Lui che ha giocato a calcio a 11, cresciuto nel vivaio della Roma, è diventato anche portiere nella primavera del Torino, ha avuto esperienze in Serie C2 e in Serie D. Prima di passare al futsal, Arnaldo va a trovare sul colpo di tacco Beto. Incredibile occasione creata da Blasim. Ci sembrava quasi impossibile questa traiettoria. Chinchio ha rischiato tantissimo. Foglia, punta Taloni, passa. Non su Beto, c'è Taloni sulla verticale, cresce l'Aniene, Beto a spazio, sinistro che non arriva, destro poi di Cittadini, ancora Cittadini, alto sopra la traversa, ottimo momento per i romani. Sta giocando meglio, ma da qualche minuto che sta giocando meglio, ma non è a caso se adesso ha costruito tantissimi falli, proprio perché è difficile da difendere questo momento della Virtus Aniene. Riguarda Milani al time out, un giocatore di enorme esperienza, bravo Baldelli, e sicuramente tra Baldelli e Milani e giocatori di così alta esperienza ci sta un feeling tale che gli si può permettere di dare un consiglio dentro al campo. Corretta l'indicazione del giocatore, tra altre cose, che era quello di aspettare il momento opportuno per giocare questa palla alle spalle e cercare di sorprendere la difesa di Giampaolo. Meno fisico e forse più imprevedibilità nel quintetto con Turiaco che va a fare il pivot, ha tre opzioni Giampaolo di pivot, le due fisiche sono Maina e Ortega. Turiaco che è stato molto utile anche nella partita di ieri, adesso esce e fa riguadagnare il campo al Ruso, è un giocatore un po' più mobile. Ruso spacca i pali, poi arriva Arnaldo, Foglia sinistro, Blasim col piede in caduta. Mamma mia Maina quando calcia, splendida parata di Blasim su Foglia. Il Petrarca Padova comunque quando ha spazio è devastante. Maina ancora, esattamente come aveva fatto staccandosi dai blocchi nei quarti di finale con Genova su azione d'angolo, e nasce da una palla da fermo anche questa traversa di Maina, il calcio d'angolo, il gol di Foglia, fa la traversa, fa la laterale, e non si sono in tutti e due casi ha ritardato la sistemazione da difesa la Virtus, è rimasta ferma quel secondo in più che ha permesso il passaggio e poi al giocatore di coordinarsi e Maina di tirare giù la porta in questo caso. Blasim si allaccia le scarpe, può ricominciare da Sanna. Sanna punta basso, si appoggia su Beto. Beto e Sanna duettano, devono cercarsi, devono trovarsi. Sanna guadagna l'out. Milani va a cercare Sanna che protegge col destro di tacco per Taloni. Taloni punta la porta e scarica una gran botta che finisce larga. Adesso la partita è molto bella. Molto bella perché Sanna è entrato in gara, l'abbiamo vista adesso, ha dato la profondità, si è fatto raddoppiare, ha fatto uscire il pallone per Taloni, ha avuto il tempo per mirare e calciare benissimo verso la porta avversaria. La Virtus Aniene è entrata in partita, ha pagato 2-3 minuti lo scotto, l'emozione o tutto quello che era l'impatto di questa gara, dopodiché sta facendo lei la gara, un po' meno bene il Petrarca che come può, l'abbiamo visto in occasione precedente, tira verso la porta in maniera pericolosa come mai. C'è ancora da decidere chi sarà il capocannoniere del torneo, verrà assegnato il trofeo alla fine di questa finale, tantissimi giocatori sono a due gol, molti di quelli che sono in campo possono ottenere il trofeo, adesso c'è anche Foglia in mezzo a questi. Turiaco cerca e trova Maina, sempre sul centro-destra per andare col sinistro, Maina protegge ancora, movimento di Arnaldo, che palla di Maina, Arnaldo mette giù, poi basso. Out per la Virtus Aniene. Che difendendo così bassa leva la profondità, quindi mette in difficoltà Maina che deve uscire da quella zona e venirsi a prendere palla laterale, in questo modo diventa molto meno pericoloso e si vede anche dentro al campo perché grandi occasioni in fase di manovra costruita il Petrarca non ne ha avute per il momento solamente su palla da fermo, e da lì che è nato anche il vantaggio. Guerra alza il pallone in una zona cieca, il campo però è finito, Taloni non può arrivare ovviamente su questo pallone, dentro Castaldello per Arnaldo. Castaldello passa da basso, ancora Maina che sta giocando molto di più isolato rispetto a quello che ha fatto nelle prime due partite, cercando di staccarsi dagli altri tre.
E vedete come Guerra sulla palla, sulla parte destra di campo, chiude esclusivamente la fascia, costruendo come in questo caso. Ma in attacco nel nulla, fallo di... fallo di Milani, che probabilmente scivolando comunque con un blocco, ecco qui scommestiere ferma la possibilità di recuperare il pallone. Mestiere qui da parte di Milani. Dicevamo, Guerra chiudendo la fascia, quindi non dando la possibilità di dare profondità immediata a Maina, costringe Maina a venire dentro la metà campo a recuperare il pallone. Tutte queste manovre danno difficoltà al possesso palla del Petrarca Padova. Gastaldello, c'è Maina isolato, ancora Gastaldello che si muove in avanti e Terenzi a gestire il pallone. Terenzi si appoggia a Gastaldello e nuovamente Terenzi si ripassa da Russo. Milani lo va a prendere alto. Gastaldello si muove ancora bene sull'attacco di Medici, ha sprecato pochissimi palloni, gioca con grande maturità il classe 96. Basso ripassa da Terenzi, dentro per Gastaldello, si è mosso Maina, forse una manata di Medici a Gastaldello, comunque recupera il pallone la Virtus Saniene. Sanna sterza, ricomincia da Medici. Milani chiama profondità Sanna, che poi viene incontro. Ottima palla, almeno nelle idee, per Medici. Esce Tinchi. Abile anche nelle uscite Simone Chinchio, anche lui valore aggiunto ovviamente in un campionato di Serie B, portiere che ha gravitato nel giro della nazionale. Battuto l'out, Sanna tiene botta su Gastaldello, poi si ripassa da Milani. Milani dentro per Sanna, Sanna contro Terenzi, uno contro due, ancora Sanna, poi Gastaldello. Gastaldello la tiene lì e ripassa, ricomincia da Lucas Maina. Basso. Gastaldello. Ancora basso. Si ripassa da Lucas Maina, che va a superare Milani, non riesce a concludere il dribbling con il destro, palla che si spegne a fondo campo. Ricordiamo che la prossima settimana si chiuderanno tutte le final con la Final Four di Serie C maschile. È stato un marzo denso di futsal. Scorsa settimana l'Acqua e Sapone Unigross ha trionfato alla Palafiera di Pesaro, vincendo la Coppa Italia di Serie A ai danni della Luparense in finale. Basso va sul sinistro, poi Milani spazza via. Insieme all'Acqua e Sapone Unigross ovviamente ha vinto anche il Maritime Augusta la Coppa Italia Under 19, un Maritime Augusta che sta facendo scorpacciata di trofei, perché proprio due settimane fa, ed eri tu con me Alessio in Sicilia, in casa, il Maritime si è aggiudicato la Coppa Italia di Serie 2 battendo in finale la meta di Salvo Samperi. Prima è iniziato tutto con la settimana del futsal in rosa, con tutte le tre categorie femminili in campo in Puglia. Gastaldello col destro, forse toccato, sicuramente sì, corner per il Petrarca Padova, che sta cercando un altro tipo di manovra per arrivare a Maina, in questo caso in diagonale, quindi dalla parte opposta dove la difesa è ordinaria da parte della Virtus Aniene. È arrivato due o tre volte che erano passaggi in diagonale per Maina, che in questo modo riesce a toccare un po' più di palloni rispetto alle parallele, dove viene sempre ben chiusa dalla difesa romana. Qualche problema per Gastaldello, tutto forse nasce dal colpo subito prima nello scontro con Milani. Problemi alla testa per Gastaldello, lo vedete inquadrato. Era stato anche Baldelli ad avvertire gli arbitri, quindi gesto di grande fair play del tecnico della Virtus Aniene. Mentre il pallone arriva nella nostra postazione, ci auguriamo per il giovane elemento delle Petrarca Padova, anche molto bravo, che non sia nulla di grave questa emicrania che ha avuto in questo momento Gastaldello. Medici tocca a destra, a sinistra per Guerra. Guerra fa ripassare a Milani. Milani dentro per Rebeto. La palla schizza su Simone Chinchio, che però non ha compagni da servire. Si è esaurita la pressione offensiva del Petrarca Padova, che ormai da tanti minuti non è pericoloso. Maina la tiene sinistro. Sarebbe stato un gol esagerato da posizione praticamente impossibile. È andato dalla parte opposta a cercare il pallone e chiaramente con il piede opposto diventa più complicato per lui, non si può accentrare ma deve defilarsi sulla parte esterna del campo, trovare un diagonale è sempre difficile. Dal time out
mentre aveva rischiato Medici sulla pressione di Maina, la palla è schizzata su Blasime. Guerra si può appoggiare su Cittadini, invece si ripassa da Medici, dentro per Beto, non può arrivare sul pallone Beto. Poca pazienza nel cercare probabilmente quello che mister Baldelli ha chiesto nel time out, quindi di allineare la squadra e prendere alle spalle. Qui in questo caso c'è stata una palla alle spalle in diagonale, ma non è nata da quella scelta che il mister nei time out aveva provato a indicare. C'è campo per Kleber che sta alternando con Terenzi. Giampaolo che utilizza Basso e Kleber, o Basso e Arnaldo, o comunque due giocatori di questa struttura quasi sempre insieme. Palla lunga per Russo che viene anticipato. Out per il Petrarca Padova, a bordo campo Francesco Puma. La situazione di Castaldello, gli hanno fatto un massaggio sul collo, dovrebbe essere tutto ok, mentre intanto c'è il collaboratore di Giampaolo che ha in mano il tagliandino del timeout, chissà che non lo possa chiamare nei prossimi secondi. Giampaolo che ieri nel primo tempo col Cobà ha chiamato il timeout a un secondo dalla fine della gara. Ne mancano 2:44 alla fine di questo primo tempo, dove resiste il vantaggio del Petrarca Padova ottenuto con il gol iniziale di Adriano Foglia. Milani affrontato da Foglia che poi in caduta tocca per Maina. Maina a cercare Kleber, cenno di intesa del sempre sorridente Kleber a Russo, rimessa per Adriano Foglia. Basso, Kleber, ancora Basso, cerca di andarsene su Beto, poi ancora per Kleber, si appoggia a Foglia, chiama palla Maina, un po' di traffico, Basso prova a risolverlo, gliela strappa Guerra, scappa il venezuelano di Caracas, poi il servizio per Medici, in qualche modo sinistro di Medici che trova Chinchio molto attento, cercato Maina. Maina se ne va Cittadini, Maina, duello fra argentini, interviene poi con un fallo Medici, il secondo dell'Aniene, dato molto interessante, da 4 falli, una vita fa il Petrarca Padova non ne ha più commessi. Ha sicuramente evitato di mettere o di rischiare di mettere il piede in determinati giocatori, giocate di uno contro uno, l'abbiamo visto anche in precedenza, Medici tentare l'uno contro uno su Maina, andare a buon fine e trovare dietro Foglia in copertura nel cercare di limitare questa azione. Kleber, Basso, Foglia, dentro Russo, Foglia lo cerca, Russo è troppo avanti, poi ancora Foglia dentro con il calcio di punizione per il Petrarca Padova, si lamenta Foglia per aver subito un colpo, giallo per Beto, applausi del pubblico di casa, Foglia si chiarisce con Cittadini, time out per il Petrarca Padova, chiamato da Giampaolo. Si lamenta tutta la panchina della Virtus Aniene. È un fallo con un po' di esperienza, ma il contatto c'è, bisogna capire quanto forte sia stato tra i due giocatori. Foglia, è stato Foglia bravo a lanciarsi in quella situazione e capire che avrebbe potuto prendersi questo fallo. Si è accesa una mezza mischia, adesso risolta con Foglia che comunque non esce molto sorridente dal campo. Andiamo comunque a sentire cosa ha da dire nel time out il tecnico del Petrarca Padova Giampaolo. Concedendo contropiedi non ci interessa, meglio il perimetro con la palla che viaggia forte, aspettare perché non chiudono l'ala contraria, non fanno diagonale difensiva, quindi fai girare, apriamo in buco su Maina sul piede sinistro, gliela fanno prendere, adesso organizza la punizione, giri dal palo, vieni dentro Adriano, due mancini da quella parte, può calciare sia il mancino A che il mancino B, vedete voi in base alla lettura di quello che succede, tutto qua, vai, vai. L'ultima chiaramente è la preparazione di questa calcio di punizione, dove vuole i due mancini per calciare in porta, A e B penso saranno poi Maina e Foglia, non so se ne avrà altri. Non credo ci siano opzioni C. Sulle fasi difensive diciamo che sta difendendo molto bene la Virtus Aniene, non sta dando così facilità di imbucata verso il pivot, verso Maina, e li sta mandando per vie perimetrali anche proprio per volontà di mister Baldelli o per volontà di questa squadra che non ti concede facilmente il centro e ti costringe di giocare per vie esterne. Detto allo spazzolone, chiamato agli straordinari nel corso della giornata dei quarti di finale,
pulisce la zona in cui poco fa Foglia è caduto al suolo. 1:52 alla fine del primo tempo, ancora 1-0 per la formazione in maglia blu, pardon, in maglia nera. Sanna si allontana dal punto di battuta dove c'è Basso che scaricherà probabilmente sul mancino A o sul mancino B, come ha detto Giampaolo prima nel time out. C'è Foglia molto vicino a Basso, Maina va a risiedere nella sua posizione solita, ossia il centrodestra. Vediamo cosa si inventano. Foglia di sinistro, Blasim a colpo morto. Che è il mancino A, probabilmente Foglia. Probabilmente. Ha calciato non fortissimo, più forse di precisione, il tiro strozzato, deviato, e da lì un calcio d'angolo. Calcio d'angolo e situazione a fermo che sono stati gli unici pericoli sofferti dalla Virtus Aniene in questo primo tempo. Corner che va a battere adesso Foglia, trovando l'opposizione di Cittadini. Sanna calcia il pallone via, la rimessa è sua, non è al top e si vede. Detto questo, Sanna quando in campo dà sempre fastidio al Petrarca. Sanna, Foglia lo prende alto, si appoggia su Taloni, chiama palla Guerra, si ripassa da Sanna e ora Cittadini. Sanna, buona idea per Guerra. C'era in questo caso la giocata alle spalle verso Cittadini, era stato bravo Guerra a venire in mezzo alla difesa del Petrarca ed attirare sia il giocatore suo difensore sia l'ala opposta che si era avvicinata a lui. Buona la palla sarebbe stata per Cittadini che ha preso le spalle. Taloni e Guerra, lo stesso palla che fa anche scorrere il cronometro per l'Aniene che respira. Cittadini e Taloni, ordinato e compatto il Petrarca Padova come mai è stato in questa Final Eight. Sanna, gran palla però su Guerra che però ha un controllo difettoso, deve ricominciare da capo. C'è Sanna fuori, Guerra fa tutto da solo, il sinistro che attraversa tutto lo specchio della porta difesa da Chinchio e finisce in fallo laterale. E tre giocatori a guardare la giocata di Guerra, doveva almeno Taloni, che era quello più vicino, doveva scommettere su questa giocata e andare a chiudere sul secondo palo. Palla alle spalle, credo che sia la sintesi, quella che abbiamo visto, di quello che chiedeva mister Baldelli nel time out: a girarli, giocare col giocatore in mezzo. Il giocatore che viene a giocare in mezzo alle difese, tra le linee, è quello che fa un pochettino da esca, è quello che attira un po' l'attenzione da parte della difesa, e in questo caso è stato bravissimo Guerra a inserirsi alle spalle. Taloni, dritto per dritto, si fa tutto il campo, interviene in maniera energica Basso, fallo laterale per il numero 10 dell'Aniene. Giocatore che ha raggiunto, come dicevi tu in apertura di gara, il pieno della maturità, giocatore che forse in carriera avrebbe meritato qualcosa in più. Senza alcun dubbio, adesso ha la possibilità di fare una categoria ancora superiore, probabilmente, credo, non faccio mercato, ma... Destro! Presumo di Cittadini che finisce là. Presumo che verrà riconfermato il capitano di questa squadra, ha vinto il campionato, ha vinto adesso scaramanzia a parte, però dovrebbe vincere il campionato. Diciamo che potrebbe fare una categoria superiore facendo fare gli scongiuri a tutti i tifosi di questa squadra, e secondo me dovrebbe essere anche attenzionato da diverse squadre, visto le qualità fisiche e tecniche di questo ragazzo. Ricordiamo che a due giornate dalla fine la Virtus Aniene ha gli stessi punti in classifica della Cioglia Riccia Valmontone, con una partita in meno. Insomma, basta una vittoria per vincere il torneo, anche se i prossimi avversari sono Mirafin e Brillante, non due ossi facili. Detto questo, l'Aniene ha nelle sue corde la possibilità di vincere il campionato ampiamente, nettamente favorita, mentre Sanna mette un attimo in difficoltà Guerra. Adesso Taloni, ancora mai Guerra, ricordando anche che la Virtus Aniene è nelle prime otto che si giocheranno i quarti di finale della Coppa della Divisione, l'FA Cup del calcio a 5, quindi in corsa su tre fronti a fine marzo, non è male. Finisce il primo tempo 1-0, il gol di Adriano Foglia che ha lanciato un Petrarca Padova che ha gestito la gara nei primi minuti, poi c'è stato un ottimo ritorno da parte della formazione romana che è andata anche abbastanza vicina al pareggio, un Petrarca Padova che però ha difeso molto bene con grande attenzione, una partita che rimane comunque apertissima nei prossimi 20 minuti effettivi, una partita che il Petrarca Padova sta vincendo 1-0 grazie al gol di Adriano Foglia, che è proprio con Francesco Pu. Ale, lo stai decidendo tu per il momento, però ogni tanto quando rientravi in panchina non ti vedevamo particolarmente contento di questo primo tempo. No, sicuramente dobbiamo cambiare qualcosa, perché
l'uscita pressing loro, stiamo sbagliando, perché alla fine secondo me dobbiamo seguire l'uomo, perché il cambio non sentiamo, non ce la facciamo a fare il cambio così. Quindi è meglio che ognuno segue il suo, per così non prendiamo palla alle spalle. La squadra loro c'hanno i piedi buoni, sanno imbucare la palla nel mezzo e noi facciamo, apriamo troppo presto e nel mezzo rimane libero. Ne parlerei allora adesso negli spogliatoi. Grazie ad Adriano Foglia. Peppe, a te. Lezione di futsal difensivo di Adriano Foglia, che ci spiega quello che non va bene nel Petrarca Padova. Noi ci ritroviamo qui fra qualche istante. Intervallo e poi secondo tempo. Stiamo rientrando, Sassuolo Napoli, bella chiaro. Intervallo della finale di Coppa Italia di Serie B. Vantaggio del Petrarca Padova sulla Virtus Aniene. Gol segnato da Adriano Foglia, che abbiamo sentito qualche istante fa ai microfoni di Francesco Puma, che però ci porta un altro ospite nel suo salotto in questo intervallo. Il presidente della divisione calcio a 5, Andrea Montemuro. Buonasera, Press. Buonasera a voi. Continua il mese di queste Final 8 e Final 4, siamo quasi in chiusura, un bel palcoscenico anche per quella di Serie B come la Palestra Gozzano di Padova. Assolutamente, devo dire che ha risposto alla grande il pubblico, questo dimostra la nostra crescita, perché avere un pubblico del genere in una finale di Serie B vuol dire che il calcio a 5 sta crescendo moltissimo. Tra l'altro non dimentichiamolo, poche settimane fa qui c'era Riccardinho nell'evento, lo Star Event che ha promosso il presidente dell'Italian Coffee Petrarca. Ora ci sono grandi campioni come Foglia, Maina, ma l'Aniene se la sta giocando, dunque anche una bella partita. Assolutamente, una partita molto divertente e quindi insomma in bocca al lupo e vinca il migliore. Il mese, i due mesi della Coppa Italia si chiuderanno con la Final Four di Serie C maschile, dunque il grande spettacolo del futsal. Grazie presidente. Grazie a voi, il calcio 5 tornerà poi con lo spettacolo delle finali, scudetto, e quindi ci saranno tante novità. Grazie Peppe, a te.
Tante novità come sempre nel calcio a 5, entreremo nel mese dei playoff, un maggio-giugno che sarà poi un altro picco della stagione di futsal dopo quello che abbiamo vissuto in questo marzo di partite praticamente ininterrotte che ci hanno accompagnato dall'inizio alla fine del mese. Questa è l'ultima nel sabato pre-pasquale. Cosa può trovare nell'uovo di Pasqua nella ripresa la Virtus Sanieri? Sta giocando bene, quindi deve solo continuare a giocare in questo modo. Adesso abbiamo sentito Foglia abbastanza sicuro delle cose che andavano o non andavano, quindi probabilmente andranno a rivedere la situazione da uscita pressing, ma anche nell'azione di manovra, perché non riuscivano a trovare sbocchi in maniera troppo semplice. È nato il gol da palla da fermo, la traversa da un fallo laterale, in azione manovrata trova delle difficoltà, anzi spesso e volentieri nel cercare di forzare le giocate si trova anche a subire qualche ripartenza di troppo. Abbiamo detto più volte, non c'è un uomo che fisicamente ha la forza per tenere Maina, ma comunque Maina è stato contenuto alla grande da Milani anche sugli anticipi. È stato bravo, ma Milani è un giocatore espertissimo, molto bravo, ha marcato anche giocatori di pari livello o comunque forti come Maina. Per lui non è un grande problema marcare Maina, lo sta facendo bene. Super spot, poi rientriamo perché è quasi tutto pronto per la ripresa. Chi è? Gaglion? No, sta Puma. Walter, ancora abbiamo 2 minuti e rientriamo e poi abbiamo il super spot, quindi non può iniziare ancora. Cioè, 2 minuti, poi super spot. 2 minuti, rientriamo, super spot, sì, sono quasi 4. Capito, io non lo posso lanciare quando decido io il super spot, lo dicono loro. È predeterminato. Sì. No, rientriamo e facciamo il 50 secondi e poi super spot, quindi non partire, sono praticamente 2 minuti. Te lo dico, guarda me che sì. Falli muovere. Questa è la chiave.
Già schierate le squadre pronte a giocare il secondo tempo. Manca ancora un altro piccolo break. Poi sarà ancora Virtus Aniene Petrarca Padova. Trenta secondi. Sono pronti a battere il calcio d'inizio della ripresa. La Virtus Aniene attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Deve rimontare il gol segnato da Foglia nel primo tempo che ha portato in vantaggio il Petrarca Padova. Sanna punta basso, riparte da Milani. Adesso c'è Mike Guerra. Sanna, Taloni, nuovamente Sanna, apre tutto su Milani che non può raggiungere questo pallone. Rimessa per il Petrarca Padova che ha iniziato con gli stessi effettivi che hanno iniziato il primo tempo. Una differenza ce l'ha la Virtus Aniene che ricorre a Sanna nei primi 5, non a Beto. Sanna che col passare dei minuti ha, a mio avviso, migliorato la sua condizione. Sì, credo che il primo accesso fosse per capire un po' le condizioni, per sentire il corpo, dopodiché ha visto che poteva giocare la gara e piano piano si è scaldato, credo anche con l'aiuto di qualche antinfiammatorio, riesce a giocare con discreta tranquillità. Guerra per Taloni, Taloni si decentra e ricomincia dal venezuelano. Sanna con calma a Milani, adesso Guerra, possesso palla con ritmo basso della Virtus Aniene. Taloni protegge su Arnaldo che interviene nuovamente. Adesso Mike Guerra, si stacca Sanna che si tocca con Basso. Basso prova a tenerlo, si ripassa da Chinchio che riorganizza da Foglia, molto contrariato all'intervallo nonostante sia lui il match winner fino a questo momento del match. Basso, Maina, Arnaldo guadagna l'out, si lamenta Taloni che voleva il fallo laterale. Si riparte invece da Chinchio, dentro per Maina, occhio che in isolamento, appoggio per Arnaldo, chiuso benissimo da Milani senza alcun fallo. Adesso Mike Guerra molto a corte di squadre in questo inizio di ripresa. Milani pressato da Maina deve spazzar via, recapitando il pallone praticamente all'altezza della nostra postazione. Stesso motivo del primo tempo, difficoltà a entrare per vie centrali, deve andare per vie perimetrali il Petrarca e questo porta un po' di difficoltà. In diagonale viene servito Maina come in questo momento e dopodiché... Maina, grande giocata qui su Milani, Maina dentro, passa per Foglia, Foglia l'alza! Bacia il pallone, ancora Foglia nel primo tempo, di giustezza nel secondo tempo, di classe, che giocata di Maina, che pallonetto di Foglia, che campioni 2-0! Hai detto tutto, Maina e Foglia confezionano da soli un gol spettacolare. Milani è andato a dare corpo, forse con troppa sicurezza verso Maina che con grande mestiere l'ha girato e poi ha servito dalla parte opposta, ha ribaltato il gioco. Foglia che come campione qual è restato freddo e bravo nel battere Matteo Blasim per il 2-0 che dà veramente una distanza importante in questo momento della gara dove... Rispetto al primo tempo il Petrarca stava soffrendo. Maina di tacco, gli piace proprio questa giocata, ricomincia in questo caso da basso, Foglia al piccolo trotto e poi non si intende con Maina che è andato dalla parte opposta rispetto al passaggio del 10 del Petrarca Padova. Sanna punta basso che lo aspetta, partita molto a corta di basso fino a qui, Guerra di sinistro, troppo alto. E poi quando hai giocatori di questo livello la partita te la risolvono in questa maniera. Trasmissione in diagonale per Maina che era l'unico modo per essere servito in maniera corretta e da lì ha sentito il corpo, ha sentito Milani alle spalle, è riuscito ad aggirarlo benissimo e a trovare ad occhi chiusi Foglia. Passa basso che prova il tunnel a Mike Guerra,
È finito però il campo, certo che psicologicamente per l'Aniene chiudi il primo tempo in crescendo, prendi gol dallo stesso giocatore che ha segnato nel primo tempo quasi praticamente allo stesso minuto, non è il massimo. E l'approccio nei due tempi forse è stato, in questo particolare secondo tempo devo dire di no, ha iniziato come ha finito la gara, nel primo tempo ha pagato quello che poteva essere o emozione o comunque l'approccio a una finale. Ha trovato durante il cammino della prima frazione, ha ritrovato giocatori come Medici e Sanna che non erano in perfette condizioni, comunque c'erano dei dubbi sulla loro prestazione, e da lì la prestazione stava sempre in crescendo da parte della squadra romana. C'è a terra Tenenzi, Guerra mette il pallone in fallo laterale, 16 minuti e 46 alla fine del match. Un Petrarca Padova che sta in questo momento vincendo la seconda finale consecutiva contro la Virtus Aniene, lo ha fatto l'anno scorso in Serie C1, lo sta facendo quest'anno in Serie B. Un Petrarca Padova che si aggiudicherebbe un trofeo che lo scorso anno ha vinto in casa il Maritime Augusta, anche se manca una vita. Si è rialzato Terenzi dopo lo scontro precedente, forse dovuto da un tentativo di blocco e Terenzi non si è accorto, eravamo impallati anche da Guerra in questo replay, quindi non abbiamo capito perfettamente cosa potesse essere successo. Correttamente Maina restituisce il pallone che era in possesso della Virtus Aniene. Pallone per Cittadini che fa un cenno di intesa al Russo, si ripassa da Mike Guerra. Beto, ci vogliono i suoi colpi col sinistro per ravvivare la manovra della Virtus Aniene. Taloni sbaglia l'apertura su Cittadini, errori di misura sia di stanchezza che anche forse di calo mentale. Adesso prendere il 2-0 appena rientri in campo sapendo che hai fatto un buon primo tempo, che stai lì per poter pareggiare, ti taglia un po' le gambe, deve essere brava a rimanere in gara, manca una vita veramente, mancano più di 16 minuti, la possibilità di recuperare, quindi il tempo te lo permette, non devi uscire dalla gara perché come abbiamo visto mezzo errore te lo fanno pagare carissimo. Beto, Mike Guerra, ancora Beto, si ripassa a largo su Cittadini, c'è Beto che può ricevere il pallone, nuovamente dentro su Guerra finge di calciare, ripassa da Taloni, il tocco di Maina, pallone nella disponibilità di Blasimme che tocca per Cittadini. Mike Guerra, Cittadini avanza a basso, ennesima chiusura della sua partita. Se Foglia con l'aiuto di Maina sta decidendo il match in attacco, Basso lo sta facendo in difesa. Tutto il Petrarca sta difendendo in maniera molto più attenta rispetto alle altre due partite, anche giocatori come Foglia e Maina si stanno sacrificando, è vero anche che sono giocatori che quando stanno in odore di finale, in odore di trofeo, si sacrificano volentieri, lo abbiamo visto tante volte giocatori di questo genere avere delle metamorfosi quando sentono veramente l'odore di un trofeo, l'odore di una vittoria importante. Beto esce dai blocchi, scarica su Cittadini che ripassa da Taloni, prova ad accendere la luce, Taloni dentro per Cittadini, non c'è fallo di Turiaco che adesso accompagna Maina in un gioco al suo posto. Basso e Terenzi quasi a formare un 2-2 con Turiaco e Maina. Cittadini, Beto deve andare sul mancino, ripassa da Taloni, nuovamente Beto, Medici e Taloni, pochi spazi, ancora Cittadini, verticale, Terenzi in anticipo senza fallo e guadagna anche l'out, perfetto lavoro difensivo di Terenzi. In questo momento sì, Beto sta stringendo un po' il campo nel venire a prendere la palla, sfruttano un po' poco l'ampiezza, quindi facilitano il compito difensivo del Petrarca in questo caso, perché comunque stringendo il campo è più facile coprire alcune zone. Segnali poco positivi per la Virtus Aniene, 5 minuti trascorsi dall'inizio della ripresa, tiri verso la porta, 0. Terenzi, Basso, Maina, lui Cittadini sbaglia l'appoggio su Terenzi, si conoscono alla perfezione, compagni nel Latina. Medici, tutto chiuso nella zona dei 10 metri del Petrarca. Taloni alla fine nemmeno guadagna l'out che è del Petrarca Padova.
momento più difficile della partita della Virtus Saniene. Sta congelando il risultato la formazione di Giampaolo, molto più convincente rispetto sia alla partita con il Genova che a quella con il Coba, dove in vantaggio 2-1 dopo aver rimontato il gol di Lamedica, appena si è messa dietro ha subito incassato il 2-2 che ha poi portato la partita ai tiri di rigore, dove il tiro di Siviero è stato intercettato e ha permesso, con i tre gol realizzati al Petrarca Padova, di andare all'ultimo atto di questa Final Eight di Coppa Italia di Serie B. Un Italian Coffee che è molto vicino al double, anche se, come hai detto tu prima, manca una vita. Forse il portiere di movimento può essere un'opzione, anche se manca tantissimo. Manca molto tempo per pensare a questa opzione. Senza alcun dubbio Baldelli deve cercare, mal che va, di portare la partita con questo risultato e poi con il portiere di movimento a 5 minuti, 4 minuti, quando lo riterrà opportuno, cercare il tutto per tutto con questa nuova strategia. Turiaco dà un colpo involontario a Talone, che continua a toccarsi il volto, non se ne accorge nessuno, nemmeno i suoi compagni. Basso mette fuori Maina, stavolta perfeziona, non è riuscita la palla. Talone continua a toccarsi il volto, Turiaco sbracciando nel modo di girarsi lo ha colpito completamente in maniera involontaria. Lo rivediamo in questa azione. Turiaco che stava appoggiando il pallone dietro, non sono problemi gravissimi per Talone, che comunque esce dal campo, si lamenta Guerra con l'arbitro. Rimessa per Laniene, che riconsegnerà il pallone al Petrarca Padova. Basso. Arnaldo. Ci avviciniamo alla metà della ripresa. 2-0, ha raddoppiato ancora Foglia. Guerra. Beto. Maina va a pressare Guerra, che cerca di farla passare. Guadagna l'out la Virtus Saniene. Lo scorso anno la vittoria del Maritime Augusta arrivò in finale contro il Futsal Barletta. Sconfitta la squadra pugliese. A Barletta invece l'anno prima l'Odissea 2000 Rossano trionfò in finale sui padroni di casa del Christian Barletta. Kenchio. Lancio lungo per Maina, non riesce a stopparla bene. Il pivot dell'Italian Coffee che qui recupera il pallone. Irregolare la distanza di Maina sulla rimessa in gioco di Medici. E allora il Russo lascia il campo e lo fa riguadagnare ad Adriano Foglia, molto più disteso sul volto rispetto a quello che abbiamo visto nell'intervallo ai microfoni del nostro Francesco Puma. Guerra finge di andare con Foglia, tocca per Sanna, ancora Guerra, doppio tocco che favorisce Medici, nuovamente Sanna di tacco alla Maina per Guerra. Si gira Mike Guerra, affrontato da Andrea Terenzi, bravissimo Terenzi due volte a distendersi, concedendo il corner alla Virtus Saniene, ormai praticamente dall'inizio del secondo tempo mai pericoloso. E il Petrarca si è abbassato tanto, difende molto più bassa rispetto alla metà campo, così facendo evita quelle situazioni pericolose di prendere giocate alle spalle o, come è successo nel primo tempo con Guerra, inserimenti alle spalle dei difensori veneti. Questo è un fattore che determina le poche occasioni avute in azione manovrata da parte della Virtus Saniene. Da fermo dovrà cercare di essere un po' più incisiva se vuole cercare di accorciare le distanze, visto che con questo tipo di difesa hai molte più opportunità di battere palle da fermo. Pulita la zona dell'area di rigore dell'Italian Coffee Petrarca Padova. Fuori dai blocchi c'è Sanna, vediamo cosa si inventa Guerra. Eccolo per Sanna, sinistro completamente da dimenticare per il capocannoniere della formazione maglia bianca. Chinchio con il suo classico caschetto in testa va a far ripartire Adriano Foglia.
almeno ci prova nelle intenzioni. Stop di Sanna col pallone che finisce in fallo laterale. Momento molto duro per la Virtus Aniene, che non riesce a esprimere pericolosità, continua a gestire il ritmo adesso bassissimo della gara l'Italian Coffee. Basso per Foglia, la rimessa è sua. Terenzi, Arnaldo rischia sulla pressione, forse un fallo. Terenzi, ricamo, un fallo laterale. 7 minuti 55 secondi dall'inizio della ripresa e ancora 2-0 per i veneti. Doppietta di Adriano Foglia. Beto, Guerra, Medici. Beto vuole la sedia su Arnaldo, che però ne capisce le intenzioni, voleva provare a rientrare sul sinistro. Out per la formazione in maglia bianca. Se ne va Medici, che mette verso il centro, la tocca Chinchio, angolo battuto forse subito. Ci ripensa Medici, che si va a lamentare con il direttore di gara. Anche Sanna se la prende. Rivediamo l'azione, passa Medici dentro. La palla era già uscita. Probabilmente le proteste sono perché Medici voleva battere velocemente il calcio d'angolo e si è trovato davanti l'arbitro, non ha potuto farlo. Sanna e Beto dentro, fuori Guerra. Vediamo, grazie alla nostra regia, l'arbitro che va a frapporsi sul punto di battuta. Continuano le proteste sulla panchina dell'Aniene. Magari il nostro Francesco Puma fra qualche istante potrà fare un punto sulla situazione. Forse allontanato un membro della panchina, non riusciamo a vederlo bene nella nostra postazione. Francesco Puma invece lì in agguato. Da quello che abbiamo capito, inizialmente l'arbitro stava dando il rosso a Milani, poi sono arrivati tutti i giocatori dell'Aniene a convincere l'arbitro che stesse commettendo un errore e quindi gli ha dato il giallo. Lo ha graziato praticamente. Intanto continua a essere fuori di sé Baldelli. Il gioco è fermo ormai da un'epoca e adesso può riprendere con l'angolo di Medici, che cerca Guerra. Destro che va quasi a toccare il tetto del Palagozzani. In campo Kleber. E saranno queste le grandi occasioni che deve sfruttare la Virtus Aniene, perché come dicevamo prima, abbassarsi tanto impedirà di fare giocate alle spalle o di creare situazioni pericolose in azione manovrata, ma avrai tante opportunità da fermo. In questo caso una palla ben servita da Medici deve essere conclusa molto meglio da parte di Guerra. Cittadini, Beto, ancora Medici, dentro c'è Cittadini. Beto e Sanna ormai contemporaneamente in campo da diversi minuti. Medici passa, è finito il campo. Ma quanta abnegazione del Petrarca Padova, forse mai come oggi stagione. Quando c'è la finale, quando ormai devi stare a 20 minuti dall'alzare un trofeo, ti sacrifichi anche rispetto a quello che è stato l'andamento di questo campionato, dove loro sapevano di andare in campo e comunque prima o poi trovare gli avversari consegnati. E questo involontariamente più o meno ti lascia difendere in maniera un po' più leggera, quindi Sanna. Sicuramente questo è uno dei motivi per cui oggi il Petrarca Padova sta mettendo tutto anche in fase difensiva. Medici, tiro cross che va a mettere in grande difficoltà Chinchio. Corner per la Virtus Aniene, molto attivo Medici in questa fase. Sarà necessario ancora lo spazzolone. 11:06 alla fine della partita, che in questo momento non avrebbe bisogno dei supplementari. Doppietta di Adriano Foglia, uno nel primo, uno nel secondo, uno da biliardo, uno di classe. 2-0 per il Petrarca Padova. A bordo campo Francesco Puma. Baldelli con il tecnico che ha detto al giocatore: non pensare che ti stia facendo giocare poco per l'errore commesso in occasione del gol subito, ma perché ti voglio semplicemente centellinare. No, sono frasi che un allenatore deve comunque dire ad un giocatore che magari deve essere anche rincuorato, sa benissimo di aver fatto un errore nell'occasione del gol 2-0,
è parecchi minuti che non vede campo, quella era probabilmente una dimostrazione che non c'entra molto l'errore quanto la possibilità di avere fresco un ragazzo nei minuti conclusivi. Applausi per l'addetto dello spazio Onone, che vi assicuro è stato un protagonista assoluto di questa Final Eight. Sanna al volo, i tiri continuano a non essere più bassi della vetrata del Palagozzano. Dentro Maina, si riparte da Simone Chinchio. Su Maina, un passaggio a Blasimme. Cittadini, movimento orizzontale, va a rischiare tantissimo, spazza in fallo laterale. Poche idee per la Virtus Aniene, merito anche della solidissima difesa delle Petrarca Padova di quest'oggi. Kleber, Arnaldo, Foglia. Fa proseguire per Kleber, che non ha un controllo felice, si accontenta del fallo laterale. A supporto viene Foglia, dentro c'è Maina, sulla sinistra c'è Arnaldo. Maina vuole il pallone, Foglia, Maina contro Cittadini, che fisicamente è quello più forte della Virtus Aniene. Qui va in stirata Cittadini, concedendo il corner, ma il pallone era già uscito. Cittadini sbaglia il controllo, fase piena di errori da entrambe le parti. Kleber, Foglia, Chinchio chiama profondità, lancio lungo per Kleber, altro passaggio a Blasimme. Il Petrarca non si sbilancia, la Virtus non riesce ad avere intensità offensiva. Il cronometro passa e sorride all'Italian Coffee. Cittadini, Milani, Taloni, Milani, ancora Taloni, Bordocampo, Francesco Puma. Non voleva uscire Sanna, un po' contrariato nel rientrare in panchina, è andato da Baldelli e gli ha detto più volte sto bene, lui ha detto calma che rientri. Sanna sta bene, ma ovviamente anche lui probabilmente va centellinato in vista dei minuti finali, ne mancano ancora 10 e 6 alla fine del match. 2-0 per un Petrarca Padova che, se nel primo tempo ha gestito bene la partita, in questo secondo tempo lo sta facendo in maniera magistrale. Basso, che praticamente è stato quasi sempre in campo. Arnaldo, Foglia, rischia su Cittadini, ma ovviamente gliela nasconde. Maina, Arnaldo, si muove Maina. La tecnica del Petrarca Padova, Maina punta in isolamento Beto, fallo che c'è, calcio di punizione. Quando se la sposta col sinistro in uno contro uno, prende fallo, va a calciare. E se vai a prendere a campo aperto il Petrarca, rischi, come in questo caso, di fare un po' di torello, andare a vuoto in un paio di circostanze, e come in questo caso dover fare fallo per evitare un pericolo più grande. Riguardo all'uscita di Sanna, spesso e volentieri i giocatori curano la loro riprestazione, non hanno un quadro più completo di quello che sono i minuti da giocare e tutto quello che un allenatore deve valutare fino alla fine della gara. Peraltro è già rientrato Rafael Sanna per questi 9.39 che mancano alla fine della partita e della Final Eight. Ancora Spazzolone in campo, perché che deve essere punito nella zona in cui Maina ha subito il fallo, primo della ripresa della Virtus Aniene, un fallo a testa. Praticamente il Petrarca Padova ha commesso un fallo in 20 minuti dopo che ne aveva fatti circa 4 in 10. Ha assolutamente ridotto la formazione di casa le scorrettezze difensive. Foglia prende una rincorsa parallela alla palla, calcia col sinistro, trova l'intervento di Blasimme, contropiede di Taloni che lascia lì Foglia, occhio al 2 contro 1, c'è Sanna, Taloni sbaglia perché calcia addosso a Chinchio, poteva forse servire Sanna. Poi Milani. C'è stato un momento che c'era luce per il passaggio tra Taloni e Sanna, dopodiché Sanna nella corsa si è andato a coprire, quindi non ha avuto più la possibilità a Taloni di servire il giocatore, ma questa nella partenza del contropiede era un'ottima occasione per la Virtus. Bordocampo, Francesco Puma. Dove sulla panchina dell'Aniene si prepara la maglia da portiere di movimento. Stop di Maina che favorisce Guerra, sale l'urlo del pubblico di casa del Petrarca Padova. 9-17, momento nevralgico della partita. Taloni, Guerra, Milani, dentro per Taloni, chiuso da Arnaldo che sa sempre dove stare. Corner per
la Virtus Aniene dopo un siparietto dalla nostra postazione. Vi assicuro che non è facile andare a capire cosa succede in quella fetta di campo. Rimane comunque la decisione degli arbitri che concedono l'angolo alla formazione romana. Guerra sul sinistro, è meglio di prima ma non inquadra la porta. E sempre da un'altra situazione che è da palla inattiva. Nel secondo tempo credo abbia battuto più di 10 situazioni pericolose, dove sono un fattore che abbiamo sempre rimarcato determinante nelle partite equilibrate. Anche qui potrebbe essere un modo per riaprire questa gara. Kinkio si è mosso, tutto a sinistra Arnaldo, dentro c'è Maina, lo cerca Arnaldo, prova l'uscita protesa di Blasin, Taloni, Sanna. Si ripassa da Milani, adesso Guerra finge di andare via a basso, ripassa ancora da Milani, Milani su Taloni, Milani dentro per Sanna. Buona circolazione della formazione romana, Taloni, Guerra, Sanna, punta basso, aspettano Basso e Milani, Sanna, pallone ancora suo, sbocchi non ci sono, portiere di movimento in arrivo per la formazione maglia bianca. Bravo il Petrarcapatova in questo momento, perché fa circolare sì la palla per vie perimetrali, vie esterne, lontanissimo dalla porta, non trovano la profondità. Questo è merito della squadra allenata da Giampaolo e anche dovuta alla poca freschezza magari in questo momento della squadra di Baltelli. Fuori Foglia, dentro Terenzi, va a blindare la difesa Giampaolo con Arnaldo, Basso e Terenzi al servizio di Lucas Maina. Guerra dentro per Sanna, Sanna cade, c'è un fallo al limite e questo è calcio di punizione. Sanna voleva un rigore che francamente non c'è, dato che il fallo è stato commesso prima della riga dell'area di rigore, bordo campo Francesco Puma. La maglia da portiere di momento è pronta, la lavagnetta pure, ma il time out verrà chiamato quando mancheranno 5 minuti e 20 secondi di gioco. Questo quello che si sono detti di Stefano, che è il secondo di Baldelli. Hai previsto praticamente il futuro con questo intervento, mentre c'è il calcio di punizione con quattro uomini attorno al pallone. Kleber che rientra al posto di Arnaldo, adesso ci vuole tantissima sostanza, lo sa Giampaolo che ha messo in campo Kleber e Basso insieme con Terenzi, tutti uomini di spiccate doti difensive. Bisogna difendere un calcio di punizione, di avere giocatori coraggiosi che sappiano sia leggere la situazione sia eventualmente ribattere un tiro che da quella distanza, se arriva, non arriva piano. Basso pronto a uscire, vediamo cosa fa Sanna. Sanna tocca largo, sinistro, la palla passa e Milani trova il gol del 2-1. Lo voleva centellinare Baldelli. Milani apre il piatto e riapre il match, che con personalità fa l'errore, aspetta, rientra in campo e attende il momento buono per rimettersi in gara. Così fa, ha fatto gol da una palla inattiva, lo stiamo dicendo tutto il secondo tempo, le opportunità che la Virtus Aniene potrà avere con una difesa così bassa da parte del Petrarca Padova saranno spesso ed esclusivamente su palla da fermo. E allora adesso può iniziare un'altra partita, un Petrarca Padova che aveva rischiato zero, ha preso gol forse nell'unica situazione possibile. E allora vediamo come la Virtus Aniene potrà gestire il pallone. Guerra su Milani, Milani fa saltare a vuoto Arnaldo, c'è spazio per Guerra servito da Taloni, si ripassa ancora da Milani, adesso Sanna, Sanna e Maina, bel duello fra i due bomber, Guerra di sinistro, sbuccia il pallone. E adesso inerzia psicologica da parte della Virtus Aniene, un po' più scollegata il Petrarca Padova, che in un paio di situazioni ha subito due controcampi da zona a zona molto pericolosi. E ora vediamo questi 7 minuti come saranno giocati da parte dei due tecnici. Blasin sventagliata da calcio per Sanna, che ricomincia da Milani, che calcia addosso a Terenzi. Adesso è cambiata completamente l'inerzia, come dicevi tu, del match. Milani può imbucare un altro pallone che Maina va a prendere al posto di Sanna, resiste a una prima carica ma non c'è fallo. E allora Arnaldo, Terence, Basso, Maina, verticale su Basso, destro largo,
Guarda quanto cambia adesso l'atteggiamento. In un paio di situazioni Tarenzi è andato oltre la metà campo per pressare, alcuni giocatori sono rimasti a metà campo, situazioni un po' più scollegate che hanno permesso alcuni passaggi in profondità verso Sanna. Adesso è Beto che andrà a fare il movimento da pivot per cercare la profondità, ma ha perso un po' di riferimenti dopo il gol preso dalla squadra di Giampaolo. Milani, Cittadini, ancora Milani, lungo su Taloni, buono l'aggancio, lo affronta Turiaco, c'è bisogno anche di freschezza per il Petrarca Padova, Turiaco è uno dei più freschi, esce bene però dalla prima pressione la Virtusaniene, Taloni alto sopra la traversa, è un'altra partita. Due giocatori del Petrarca a pressare, due nella metà campo, lì in mezzo Taloni che ha preso palla, si è girato e inevitabilmente ha crollato sopra il numero e da lì ha trovato una transizione che forse poteva scaricare prima verso un compagno o comunque da 8 metri ha fatto bene a cacciare in porta. 6 e 18 alla fine del match, una partita che sembrava sigillata a favore del Petrarca Padova, si è riaperta e adesso è completamente cambiata. Giù basso, calcio di punizione, secondo fallo dell'Aniene, 2 a 2 i falli, 2 a 1 il punteggio, 6 e 9 alla fine. In questo momento il Petrarca Padova sta centrando il double, time out per la formazione veneta alla fine di questa azione. Sul 2-0 ha cercato di addormentarla, abbassare i ritmi, tenere la squadra molto bassa e provare a trascinare la partita verso questo risultato. Dal gol è cambiato tutto. Manata su basso di Beto, time out per il Petrarca Padova, Baldelli è completamente scatenato e pilota i movimenti degli avversari, arriva una pallata verso un dirigente, Foglia si lamenta con Guerra che chiede scusa, comunque time out per Giampaolo a 5.50 dalla fine come ci ha anticipato Francesco Puma. Come ci ha anticipato Francesco Puma, a 5.20 arriverà il time out per la formazione ospite nella Virtus Aniene. Voglio vedere l'esperienza nella gestione della palla, che non si butta più, non si butta più, ma si tiene se serve, si aspetta, si tiene e si aspetta, si tiene e si aspetta. Poi tempi di gioco di pressione sono calati, stiamo scendendo sempre, ai falli laterali andiamo, ai falli laterali su di loro e su Milani, andiamo in pressing, andiamo in pressing, sono stanchi noi ma sono stanchissimi loro, siamo stanchi loro stanchissimi, ci hanno solo l'entusiasmo del 2-1. Seconda cosa importante, adesso facciamo cambi più brevi e più intensi, più brevi e più intensi, stiamo in campo alcuni minuti e cambiamo, alcuni minuti e cambiamo. Bravissimo Daniele, tanta diagonale difensiva, dentro al campo l'ala contraria, dentro al campo l'ala contraria. Dai, dai. Dai, dai, dai. Ha dato delle indicazioni, cambia qualcosa, adesso va a pressare, ha dato su quali nomi andare a pressare, probabilmente quelli che ritiene più pressabili dal punto di vista tecnico. L'entusiasmo del gol non è poca roba in questo momento, l'entusiasmo ti può portare a sopperire anche alla stanchezza che è evidente da parte delle due squadre, ma se stai con l'entusiasmo in poppa come sta avendo in questo momento la Virtus puoi anche cercare di tirare lungo in questi 6 minuti, soprattutto perché i minuti precedenti a questa stanchezza non sono i 40 di oggi ma sono quasi 120, compresi quelli giocati nella giornata di ieri e di l'altro ieri. Bordo campo, Francesco Puma. Allora, non più a 5.20 entrerà il quinto uomo, ma a 3. Beto la tiene, ancora Beto cerca di gestirla, fallo di Terenzi, adesso salgono i falli, 3-3, altra punizione praticamente da posizione quasi identica a quella da cui è arrivato il gol del 2-1 di Milani, giallo per Terenzi. Ma Terenzi non deve mettere il piede qua, accompagna il giocatore, sta correndo in maniera orizzontale verso la tribuna, non c'è nessun motivo per mettere il piede, continui, chiedeva esperienza a Luca Giampaolo nel time out di tenere il pallone, non buttarlo e quando possibile pressare, questo è un altro gesto di esperienza che andava fatto assolutamente, visto che come abbiamo detto in tutto il suo tempo il pericolo potrebbe arrivare esclusivamente su palla da fermo. Vediamo cosa si inventa Rafael Sanna, che prima ha servito a Milani l'assist del gol nell'1-2. Spazzolone ancora in campo, arriverà l'ennesima corsa dell'addetto allo spazzolone di questa Final Eight. Gestione del pallone, Giampaolo durante il time out ha detto qualcosa alla squadra in maniera elegante, quasi a dire non mi è piaciuto come la state gestendo perché siete uomini di esperienza e da uomini di esperienza come voi mi aspetto una gestione migliore sia del ritmo che della palla.
fai quando provi ad addormentare la partita, perché hanno provato a tenere il ritmo basso, rischi che a tua volta ti abbassi, abbassando la difesa era evidente, ma poi anche te quando c'è da ripartire rinunci a fare delle ripartenze che sono fondamentali. Sannan in corsa lunghissima, forse stavolta calcia, lo fa, trova la barriera. E dobbiamo dire che Kleber ha rubato parecchi metri, lo vediamo anche nel replay, sono stati esperti Arnaldo e Kleber nel rubare qualche sono metro. Sono andati avanti di almeno due metri. Lì ci vuole lucidità, il giocatore deve fermare la corsa, cercare di riprendere la distanza e ribattere successivamente, o comunque gli arbitri vigilare su questa situazione. Cittadini dentro Sanna, anche Beto spinto un po' da Kleber. Cittadini non ha opzioni e ricomincia da Beto. Lancio profondo per il giocatore di Buenos Aires che tocca per Medici. Dentro c'è Sanna. Beto a cercare Sanna in una zona però completamente morta. Rimessa dal fondo per King. E il timeout ha levato qualcosa adesso alla Virtus. Non ritrova quella fluidità che aveva trovato immediatamente dopo il gol, diciamo l'effetto entusiasmo con il time out è riuscito un pochettino ad abbassare. Sportellate in un duello tutto argentino fra Maina e Cittadini, si ricomincia da basso, poi Arnaldo ancora per Maina che prende la sedia, vuole il sinistro, si aggrappa Cittadini su di lui, forse punizione che non c'è, parte qualche calcio di troppo, l'arbitro ferma il gioco. Maina voleva il fallo, rivediamo, si gira nella sua giocata, giallo per Maina per le proteste. Adesso proviamo a fare un po' di ordine, vediamo anche che tipo di fallo ha dato, sicuramente probabilmente cumulativo perché vediamo essere stato aggiunto nella casella dei falli, quindi un fallo da terra da parte di Maina che a sua volta preferiva avere un fallo sull'entrata subita. Questa è la sua giocata dove di solito si conquista i falli cercando l'appoggio sul difensore e girandosi sul sinistro. Fallo. 5 minuti e 1 effettivi, un tempo. Leveranno il fallo, quindi il gioco è da terra da parte perché al braccio alzato l'arbitro, quindi punizione indiretta, viene levato il fallo cumulativo e quindi era come immaginavamo, gioco a terra da parte di Maina, punizione per la Virtus. Restano 3 a 3 i falli, al sesto si andrebbe al tiro libero, siamo ancora molto lontani anche se mancano 4 minuti e 48 alla fine. Destro da fuori di Medici che trova l'intervento di Chincho, adesso è veramente cambiato tutto. Buonissimo destro da parte di Messi di punta, la palla si alza a 30 cm da terra, va all'angolino, bravo Ginchio a fare questa parata, non era per niente facile, da lì un altro calcio d'angolo della Virtus. Si è fatto male Ginchio, interminabile questa ripresa, tantissime pause. Ginchio si è già abbastanza ripreso, occorre comunque l'intervento dei sanitari, sarà corner l'ennesimo della ripresa per la formazione laziale. Si è staccato dai blocchi Cittadini. Soccorso Simone Chincho mentre Sanna va a spiegarsi con Foglia e Maina e a battere il corner con il gioco che sta per riprendere. Staccato dai blocchi Medici, dentro Beto, fuori anche Cittadini su Beto, ancora Cittadini, controllo a seguire, Cittadini casca su Maina, continua il duello, altro fallo, occhio perché Maina ha preso un giallo, Cittadini a terra, a bordo campo Francesco Puma. E intanto Guerra ha messo la maglia da portiere di movimento. Quarto fallo, stavolta sì, cumulativo. L'impressione è che i tiri liberi sono lontani, ma di questo passo ci arriviamo. L'impressione è che siano 4 minuti completamente diversi dai 16 o dai 15 che abbiamo visto. Possiamo fino a Possiamo dire anche dai 36 momento. Che abbiamo visto, compreso il primo tempo. Il primo tempo è stato piacevole, la prima parte del secondo è stata congelata da parte del Petrarca che volutamente dopo il 2-0 ha cercato di abbassare i ritmi. Poi appena subito il gol del 2-1 è spaccata tutto questo tipo di tattica di principio da parte di Luca Giampaolo. In questo caso fischiato il fallo a Maina, ha rischiato moltissimo.
poteva prendere il secondo giallo, così non è stato. Altro calcio di punizione da parte della Virtus Eniene, che l'unica pecca che ha avuto fino a questo momento è aver battuto tantissime situazioni da fermo e averne subita solamente una con un gol, mentre adesso abbiamo un altro calcio di punizione molto interessante con due bravissimi giocatori come Beto e Sanna sul pallone. Ora dentro Milani, che va a prendere posizione quasi su Foglia, vediamo cosa si inventano. Sanna, destro dentro, toccato da Arnaldo che gli esulta in faccia. Milani va a battere il corner, fuori per Sanna che sbuccia il tiro, interviene Arnaldo, basso, prende velocità, chiude però Sanna che è uno specialista nel fondamentale. E arriva il time out per la Virtus Eniene, alla fine il minuto è 4:26 dalla fine, un po' a metà fra le due versioni che ci aveva dato Francesco Pumo, ma io credo che Baldelli abbia cambiato idea almeno 100 volte in questa partita, dato che è cambiato tutto negli ultimi minuti, sentiamolo. Okay. Qui gira palla Daniel, ok? Gira palla Daniel, qui mettiamo Rafa e qui Mirko Milani. Abbiamo pazienza, lo metto a 3 minuti, a 3 minuti lo metto, abbiamo pazienza, giriamo palla, manca, un attimo, manca un gol, giriamo, mano, giriamo più larghi, oh, specialmente su palla qua Mike è bravo a entrare dentro, se c'è entriamo, se difendono a tre, se difendono a tre chiamiamo il giro, ok, aspettiamo un secondo qua e giriamo da questo lato con Dani, attacchiamo dischetto, bravo, perché sono pigri, ok, sicuro, oh, oh, cambiamo Mike e Milani, Milani qua entra dentro e Mike va, ok, a 3 minuti, no? Adesso però, giochiamo normale, stanno a venire, sì, blocco, portiamo gli blocco, no, non stanno a venire a doppia, l'altro che ha partecipato, blocco, o l'altro posto partito. Indicazione esclusivamente sul portiere di momento, quindi avremo un altro minuto e mezzo più o meno dove la squadra giocherà in parità numerica, dopodiché tenterà quest'ultima carta se non dovesse succedere niente fino a quel momento. Si vede che Sanna ha giocato molto nel Lazio, il mestanno veniva a raddoppiare, è meraviglioso. Ingresso dello spazzolone, in effetti non era stato pulito il parquet prima della punizione battuta non perfettamente da Rafael Sanna. Si riparte da Blasimme, rush finale, restate con noi per questo ultimo sospiro, 4 minuti e 19 effettivi alla fine della finale di Coppa Italia di Serie B, a meno che la Eniene non trovi un gol che porti tutto ai supplementari, due tempi da 5, poi eventuali tiri di rigore al meglio dei tre, Sanna nel nulla. E vediamo adesso se arriva quella gestione del pallone del Petrarca tanto invocata da Giampaolo nel timeout. Diciamo che l'esperienza in campo c'è, Maina, Foglia, Arnaldo e Kleber sono giocatori che la palla la potrebbero congelare e far uscire in serata. Foglia, passa Foglia! Un lampo che rilancia ancora il Petrarca Padova! Questo è un UFO, non è importante quanti anni abbia, è sempre il più forte, 3-1. E se gli lasci in mezzo metro lui se lo prende e crea un'occasione meravigliosa, anche qui un elastico, un tentativo di elastico, si accentra, mancano gli aiuti per il povero Taloni che si prende uno contro uno a campo aperto contro Foglia, che va a firmare la sua tripletta non a caso in una finale quando c'è da alzare un trofeo. Il Paragozzano ai piedi di Adriano Foglia. È un giocatore che ha probabilmente qualche chilo di troppo, ma quando gli dai la possibilità di fare una giocata lui non si tira indietro e quasi sempre la porta a termine, come in questo caso. 3 gol diversi, uno di precisione con il calcio, dal calcio d'angolo, un altro di classe con il colpo sotto, e questo si va a inventare un uno contro uno, una giocata micidiale. Terzo gol della sua partita, quarto della competizione per quello che sarà senza ombra di dubbio il capocannoniere del torneo. 3 minuti e 55 alla fine, ovviamente adesso c'è Mike Guerra, non a 3 dalla fine ma subito, dato che sono 2 adesso i gol di svantaggio. Parte ancora un'altra partita nella partita con il 5 contro 4 organizzato da Baldelli, sono 2 i gol di svantaggio adesso. Sanna, Guerra, forse nel momento migliore, no, della Virtus Eniene, è arrivato il gol del 3-1 che vediamo adesso come ha girato a portiere movimento, deve in questo momento con 3 minuti e 30 giocarsi. Sanna, finta, sinistro, la riapre Rafael Sanna che anche si è acciaccato, ha messo in apprensione il Petrarca per tutta la partita, sembrava un gol che poteva chiudere il match quello
quello di Foglia, ma questo sport continua a essere sempre più strano. E sono i primi secondi quelli micidiali, adesso ritrovare subito un gol di svantaggio solamente dopo neanche 20 secondi dà molto morale alla squadra di Baldelli, che ci ha creduto, non ha subito il gol del 3-1 ed è andato a pareggiare, non so se con una deviazione o comunque con un'imprecisione da parte di King. Come se non fosse successo nulla, Sanna contro tutti, cane, non c'è fallo, Maina allarga, forse si prende un calcio di Medici, rimessa laterale, rientra il portiere in un movimento a 3-16, che Guerra è solo uno il gol da recuperare. Taloni, Guerra, punta Maina che lo guarda in faccia, fuori a Taloni, si può ripassare da Guerra, si congela da Sanna, adesso anche con pazienza la Virtus Saniene perché il tempo è tanto. 2-2 molto basso da parte della squadra di Giampaolo, fanno entrare Taloni con il pallone e poi si stringono per andarlo a pressare levando le traiettorie di passaggio. Con un buon tiratore, Taloni lo è, potrebbe essere un rischio. Milani, Taloni, continua il possesso palla. Come ci hai sapientemente detto, non ci sono linee di passaggio. Taloni però può calciare. Fuori. La porta è vuota, Guerra prova a rientrare dentro per Maina, troppo corto. Maina deve immediatamente riguadagnare la posizione perché Guerra non è mai uscito dal campo e continua come portiere di movimento. 2-22 alla fine, 3-2 per il Petrarca Padova, ancora assalti nella Virtus Saniene. Sanna rischia un po' pigro, ricomincia da Milani, era Taloni, adesso Milani, nuovamente Taloni, a spazio, apre tutto per Sanna, indietro, perde un po' di secondi qui la Virtus Saniene, che deve avere pazienza se vuole costruire un'azione pericolosa. Vanno ad accentrarsi, a levare le linee di passaggio esterne, alle spalle sul secondo palo, soprattutto quando va a ruotare Kleber, dalla parte di Kleber e Maina ci sta spazio per poter essere pericolosi. Ancata di Foglia a Medici, si è staccato Sanna, spazi inesistenti, si ripassa da Mike Guerra, ultimi 100 secondi della partita, deve trovare un gol per mandarla ai supplementari la formazione romana. Sanna in isolamento, contro due, Sanna ricomincia da Taloni che riesce a guantare questo pallone, poi Milani, Sanna al tesso. Giampaolo chiama Kleber, Chinchio sul pallone, vuole cercare Foglia, eccolo che lo trova. Questa gestione del pallone è fondamentale per la formazione veneta. Foglia si appoggia a basso, basso lungo, Maina è rimasto a terra in un contrasto, Milani si lamenta, Maina si rialza in qualche modo, il cronometro continua a scorrere, Maina con un problema alla bocca le promette a Milani, i due non fanno amicizia, 1:03, un po' di confusione, Kleber chiama il pubblico da uomo squadra, Guerra la tiene, 57 secondi alla fine, ultimi attacchi della Virtus Saniene, Sanna non so in che lingua ne dice di tutti i colori a Taloni, Taloni quasi al limite, ripassa da Rafael Sanna, ancora Taloni, dentro scontro fra Cittadini e Basso che si danno almeno 3 manate, Maina intercetta e con il destro palo del Ruso, non è finita la partita, Milani la tiene, riparte ancora su Cittadini, Cittadini c'è Guerra, Foglia, blocco, fallo, sì, fallo di Foglia che aveva segnato, il gioco è fermo, Foglia se la prende, si prende anche il giallo, quinto fallo del Petrarca. Fallo giusto, fa bene Foglia a protestare perché nello slancio chiaramente aveva fatto un altro gol, però il fallo c'è tutto quanto, mancano 32 secondi, momenti emozionantissimi, Maina prende un palo, ripartenza, occasione, nel 2-2 il Petrarca sta difendendo bene, ma sta stringendo molto il campo la Virtus Anieni in questo momento, facilitando la difesa zona, dando così possibilità di chiudere meglio le linee di passaggio. Ci sta pensando Maina a quel pallone che poteva seppellire la partita, con il destro ha preso il palo, Kleber fa l'ultra in campo e chiama il pubblico, punizione affidata a Taloni e Sanna, a destra c'è Guerra, a sinistra c'è Cittadini, Sanna la porta lui adesso, Rafael Sanna, tocca per Taloni, 27 secondi per le speranze della Virtus Saniene, toccato per Mike Guerra, chiuso, 21 secondi alla fine, poco meno di un possesso cestistico per la formazione maglia bianca che continua a tenere il pallone, Milani cerca di tenerla per Mike Guerra, uno contro uno con Foglia, ripassa da Taloni, dentro Sanna che però deve uscire dal blocco iniziale, sinistro di Taloni, gestita male questa palla, 9 secondi alla fine per le speranze della Virtus Saniene, sale l'urlo del pubblico di Padova, Sanna punta Maina, forse l'ultima azione della partita, Sanna, Chinchio in calcio d'angolo, 5 secondi alla fine, ha trovato uno spazio che
che non esisteva, mago Rafael Sanna, corner per la Virtus Sanieri. Dentro ci sono Mike Guerra e Cittadini, fuori Taloni e Sanna che chiama palla, Giampaolo è fuori di senno, Guerra in porta, deviazione e poi Foglia, la sirena non suona, mancano 3 secondi alla fine, la palla ha toccato il tetto, out per la Virtus Sanieri. Adesso litigano tutti per il punto di battuta, Sanna la lancia a Milani, Kleber come se fosse una palla di basket, la ridà indietro, Milani, Sanna, deviazione 2 alla fine, Kleber si continua a lamentare, la partita è completamente impazzita, ci sarà una touche con 2 secondi per le speranze della Virtus Sanieri, Chinchio restituisce il pallone con uno sguardo sereno, inusuale per questi minuti, Maina parlotta con uno degli arbitri, Arnaldo non la ridà a Milani, la partita in questo momento è ingestibile. Giallo per Arnaldo in panchina, non conta praticamente nulla questa ammonizione, qualora il Petrarca Padova dovesse gestire il punteggio in questi 2 secondi. Milani, Sanna si avvicina, vuole il pallone per calciare, si stacca, calcerà probabilmente da casa sua, li vuole tutti dentro, dentro Sanna, ma Milani appoggerà probabilmente per il suo bomber. 37 gol in campionato, 1 in questa finale che ha riaperto la gara sul 2-3, va a battere l'out Milani, Kleber si arrabbia con l'arbitro e si stacca dalla marcatura. L'ultimo tiro lo vuole Sanna, lo sta chiedendo in tutti i modi, sta cercando di mandare dentro tutti i giocatori per avere la possibilità di calciare bene verso la porta. Milani vuole la preghiera per Sanna, distanza rispettata, Milani dentro per Mike Guerra, la sirena è suonata, Guerra stoppa ma la partita finisce i coriandoli al Palagozzano perché il Petrarca Padova batte per il secondo anno consecutivo la Virtus Sanieri. Era la Coppa Italia di Serie C lo scorso anno, quest'anno è la Coppa Italia di Serie B, tripletta di Adriano Foglia in una finale che è stata molto compassata per un tempo e mezzo, poi è diventata una partita incredibile negli ultimi 6-7 minuti di gioco. Una Virtus Sanieri che si è arresa praticamente sul gong ad una squadra che ha dei meravigliosi singoli e grazie al più forte di tutti ha vinto la partita. Ha vinto la squadra che probabilmente all'inizio di questa manifestazione era la più accreditata, onora la Virtus Sanieri che fa una buonissima gara dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, con giocatori non in perfette condizioni, riesce a tenere testa fino all'ultimo secondo, ha una squadra fortissima, ben allenata, che con merito alla fine alza questa coppa. Merito di Foglia, il gol del 3-1 è poi diventato 3-2, ma merito anche di Chinchio che ha chiuso in faccia la porta a Sanna a pochi secondi dalla fine. Ora mi racconti l'ultima parata che hai fatto, incredibile. Difficile da raccontare, niente. Sono che emozioni si provano? Grandissime emozioni, vincere non è mai facile, l'abbiamo preparata alla grande tutta la competizione e penso che abbiamo meritato il successo. Una dedica al volo, poi ti manda il saluto. Come sempre la dedico alla mia famiglia che mi è sempre vicino e alla mia ragazza che è in dolce attesa. Vai, grazie. Chinchio che non era stato perfetto sul secondo gol della Virtus Sanieri, quello di Sanna è stato poi miracoloso nella deviazione sull'altro tentativo di Sanna che era andato vicino al gol del 3-3. Ovviamente prima della premiazione attendiamo altri contributi da bordo campo dal nostro Francesco Puma. Assisteremo a tutta la premiazione, quindi restiamo con noi, restate con noi. Questo è l'ultimo trofeo del futsal nazionale a livello di Coppa Italia che verrà consegnato in questo marzo pieno di emozioni dall'inizio alla fine. Siamo partiti dalla Puglia e dalla vittoria del Montesilvano della Final Eight di Serie A femminile. Siamo passati da Augusta con la vittoria della Maritime di Augusta in finale sulla meta di Salvo Samperi. Una vittoria del Maritime Augusta che è stato poi il preludio a quella dell'Acqua e Sapone al Palafiera di Pesaro, un Acqua e Sapone che ha battuto la Luparense rimontando il gol di svantaggio e ora il successo del Petrarca Padova prossimo anno sarà a 2, mi proietto sulla 2 del Petrarca Padova, ma c'è Francesco Puma a bordo campo, quindi la domanda te la faccio dopo con Milano. Francesco, tanta delusione ma anche la soddisfazione di aver tenuto testa a una grande squadra ed esservela giocati fino all'ultimo secondo, se non fosse stata per quella parata di Chinchio. Sì, faccio i complimenti al Petrarca, una grande squadra, abbiamo tenuto testa perché siamo una grande squadra anche noi, peccato, che dobbiamo fare? Non era facile, 3 partite in 3 giorni, siamo arrivati un po' acciaccati, però loro sono veramente
niente, è una grande squadra, hanno meritato la vittoria e penso siamo stati una grande antagonista. Adesso testa al campionato e anche alla Coppa della Divisione, Aniene che sta facendo una grande stagione. Assolutamente, adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo solo al campionato. E pensiamo a vincere questo campionato perché penso che ce lo meritiamo. Grazie, Peppe. Ti faccio la domanda che ti stavo facendo prima. Con questa squadra è già pronto per la 2 Petrarca Padova? Dipende quali sono le ambizioni di questa società, che presumo siano un po' come quelle del campionato appena, appena concluso. Senza dubbio i nomi che ha sono un ottimo, un grande inizio per poter fare un'ottima stagione. Va aggiunto qualcosa se puoi competere immediatamente per cercare di salire a categoria. Un Petrarca Padova che ha grandi campioni in rosa, forse manca un po' di sostanza. Manca un po' di corsa o comunque servono anche giocatori che riescano a sopperire a quelle che sono le non ottime capacità in questo momento di alcuni giocatori, se sono quelle di sacrificio o comunque di poter correre anche come è successo oggi dietro, o ieri soprattutto contro il Cobà, dietro a squadre che hanno energie fisiche da spendere. Mentre nel nostro Showtime Gers accanto al consigliere Antonio Dario della divisione calcio a 5 e il vicepresidente vicario Andrea Farabini stanno consegnando le targhe agli arbitri della sfida, stanno partendo tutte le consegne dei premi. Capocannoniere e miglior giocatore che verranno consegnate grazie all'ausilio di James e di Xaduti, sponsor della divisione calcio a 5, che verranno consegnate appunto le targhette ai giocatori decisivi della competizione, mentre il giro tondo del Petrarca Padova continua con praticamente coinvolti anche i tifosi della squadra, tutti mano nella mano. Questa è anche la magia del calcio. Viene chiamata dallo speaker Luca Codato la formazione della Virtus Aniene, che ha giocato una final eight pazzesca, lo diceva prima Milani a Francesco Puma. Ora testa al campionato e poi c'è il sogno, Coppa della Divisione contro il Chaos, insomma, non è facile. Quello è un sogno, come dicevi tu, è probabilmente la bellezza di questa manifestazione per la prima volta quest'anno, è quella di avere la possibilità con di squadre di B o di A2, come vale per il Maritime, di contendersi il titolo con le più blasonate squadre di Serie A. Passerella per la Virtus Aniene che si prende gli applausi anche degli avversari. È stata un'altra grande finale, ancora una volta ne è uscita sconfitta la formazione laziale, che lo scorso anno vinse tutte le partite per poi perdere nell'ultimo atto della final contro il Petrarca Padova. Ovviamente parliamo della final di Serie C. Il segretario Fabrizio Di Felice sta consegnando le medaglie alla formazione della Virtus Aniene, gli applausi anche del pubblico di casa, mentre Blasimme sta per salire sul palco e la cerimonia della seconda classificata continua. L'obiettivo ovviamente è il campionato. Con questa abnegazione mi sento di dire, dal mio bassissimo punto di vista, che la Virtus Aniene ha già le basi per fare la 2, almeno a livello di corsa, a livello di cattiveria. Forse a differenza del Petrarca, che di qualità ne ha tanta, manca qualcosina a livello di qualità. Teniamo anche conto che compete in un campione di Serie B molto molto duro, quella la girone laziale, con squadre difficilissime. E anche qui ha dei giovani di prospetto molto interessanti, oggi non abbiamo visto in campo Filipponi come tanti altri ragazzi. Dipende dall'obiettivo che ti poni andando in A2, se è quello anche lì di vincere il campione immediatamente, andare nella massima serie, o di far crescere giocatori e di andare subito, o comunque di costruire qualcosa soprattutto nel grande vivaio che ha questa società. Consegnata la targhetta per il secondo posto a Taloni, mentre viene chiamato sul palco il grande protagonista della final eight e soprattutto della finale, Adriano Foglia, che si prende una scorpacciata di trofei. Capocannoniere è probabilmente miglior giocatore, anzi sicuramente miglior giocatore del torneo. Di classifica dei marcatori ne ha vinte 3 nel campionato di Serie A, uno sempre stato abituato a vincere premi individuali. Miglior giocatore della UEFA Futsal Cup del 2011, che vinse con la maglia del Montesilvano, quindi un Adriano Foglia che si prende questa incetta di trofei.
e viene abbracciato dal presidente Andrea Montemurro. Lo abbiamo detto, non è più di primo pelo, ha qualche chilo di troppo, è andato a giocare in Serie B, però è ancora magico. Se in una partita che finisce 3-2 sei l'autore delle tre reti, sei sicuramente il miglior giocatore della competizione. Se poi ci metti che queste tre reti ti aiutano a vincere la classifica di questa manifestazione come cannoniere, fa sì che un nome come Adriano Foglia si porti a casa questi due trofei. C'è già Arnaldo sul palco, stanno arrivando tutti gli altri, la consegna delle medaglie da parte del segretario della divisione calcio a 5 Fabrizio Di Felice, del vicepresidente vicario Andrea Farabini e del consigliere Antonio Dario. È pronto a consegnare la coppa il presidente Andrea Montemurro. Double del Petrarca Padova, che a due giornate dalla fine ha più 6 sul Mantova e ha già ottenuto la promozione in Serie A2 vincendo il girone A della Serie B. Lucas Maina riceve il riconoscimento da Andrea Farabini, una grande soddisfazione anche per Giampaolo. È vero, eri condannato a vincere con questa squadra, però ci ha messo del suo mettendoli in campo e dando una disciplina tattica a tanti nomi e giocatori che nella stragrande maggioranza dei casi sono giocatori non più nel pieno della loro carriera. Sono stati bravo, è stato bravo, perché non è mai facile vincere, questo è un luogo comune che comunque va sempre ricordato, soprattutto quando hai giocatori che hanno un vissuto così importante. Convincerli a sacrificarsi, a scendere di categoria, a comunque tirare fuori prestazioni, perché oggi per vincere hai bisogno del miglior Foglia, perché sennò la partita a casa forse non te la porti. E è una capacità di Luca Giampaolo, è stato bravo nell'unire tutte queste cose e portare a casa due vittorie come quella della Coppa Italia e del campionato. Mentre Maina tiene in braccio la piccola figlia con un sorriso smagliante, Montemurro consegna, fra qualche istante consegnerà la Coppa a Kleber, che vuole alzarla verso il cielo di Padova. Il Petrarca Padova vince la Coppa Italia di Serie B battendo in finale 3-2 la formazione della Virtus Agnene con tripletta di Adriano Foglia. Non mi resta altro che augurare buona Pasqua a tutti i nostri telespettatori. Finisce il mese del futsal, che si era aperto con un grande futsal e con un trofeo alzato. Si chiude con un grande futsal e con un trofeo alzato. Ringrazio i miei compagni di viaggio, le voci che hanno raccontato il futsal per questo mese: Francesco Puma, Francesco Corda, Marco Calabresi. Non posso far altro che ringraziare anche te. Grazie a tutti. E allora, ricapitolando il finale del punteggio, il Petrarca Padova batte 3-2 la Virtus Agnene e vince la Coppa Italia di Serie B. Grazie e buon futsal da Peppe Di Giovanni e Alessio Musti. Sì.